Cioè, con estremo piacere. Allora, dottoressa Paola Negri, ci sono qua per lei due fiorentine tra le mie assistenti che quando hanno visto che c'era da Firenze non potevano mancare, non a me, in qualche modo erano obbligate, ma a lei. Cioè, quindi cioè, sono tutte sue. Per un'ora e Ok. poi me le riprendo. Quello che egoisticamente mi interessava, visto che quello che credo faccia che dica, fa la valutazione di quello che in territorio africano sul latte materno era stato un grossissimo problema, dico la Nestlé giusto per dire un nome e un cognome qualche anno fa, ma che non era soltanto del continente africano. Quindi un inno alla lattazione di mamma, credo che non abbia un interprete migliore che la dottoressa Negri. Grazie. Un saluto anche da tutte le fiorentine. Salve, salve, grazie a lei. Allora, io faccio il tentativo quindi di condividere lo schermo, va bene? Però prima vi volevo fare vedere perché mi sono messa la maglietta del movimento allattamento materno, che appunto io proteggo, promuovo e sostengo l'allattamento, però con la telecamera, cioè, non arriva alla scritta. Allora, provo a condividere lo schermo. Condividi. Ops. Mi vedete ora a me o vedete lo schermo condiviso? Non vedo niente. Non vedete niente? No, questo dovrebbe essere il dottor Tajani che fa la condivisione. No? Dunque, Ah, allora, ok. sono ritornata Ah, ecco. perché purtroppo ho una connessione non molto stabile. Posso proseguire? Ah, ok, allora sì, facciamo proseguire Ma no, così. come, mi dispiace, ma ho dovuto fare una connessione con un'altra modalità. Non so se volete, come volete voi. Io... Decida di scassa, Presidente. Ditemi voi cosa devo fare, se Direi con riesco. la dottoressa Gentilini, così, visto che la dottoressa Negri, se non ha male, non aveva ancora iniziato, se non per mostrare i suoi indumenti, quindi chiuderei. Allora vado avanti, allora perfetto, va bene. Dunque, un attimo, abbiate pazienza. Allora, ero ferma a questa diapositiva, insomma, no? Da questo articolo sulla rivista del diabete, come le sostanze chimiche, quindi dall'agricoltura, le attività industriali, i prodotti di uso comune, entrano attraverso varie vie, transdermica, alimentare, respiratoria, entrano nel nostro organismo e hanno ovviamente dei bersagli e di qui poi passano, se siamo chiaramente in stato di gravidanza, all'organismo che portiamo dentro di noi, ovviamente al latte materno. E questo è un concetto, secondo me, molto importante, quello che diciamo non è solo la quantità, ecco, per gli interferenti endocrini addirittura sono proprio i livelli più bassi a essere pericolosi, ma anche il momento in cui la sostanza agisce che può creare e rappresentare un rischio importante per la salute. Quindi noi siamo profondamente connessi all'ambiente e a tutto ciò che ci circonda. Questo per farvi vedere, diciamo, come questa indagine fatta su centinaia di gravide normali, negli Stati Uniti fa vedere come metalli pesanti, pesticidi, policlorobifenili, eccetera, siano presenti nella pressoché totalità di queste persone. E il primo concetto quindi importante è che quel bambino che beve quel latte è ovviamente un bambino che già è stato esposto in utero a quel carico che era presente nella mamma, insomma, per cui è l'esposizione in utero chiaramente estremamente anche, come dire, pericolosa e rischiosa per tutta quella che sarà la vita del futuro. Quindi questo concetto che è già chiaro e vorrei anche ricordare che l'esposizione agli inquinanti agisce
e interviene ancora prima dello stesso concepimento, agendo sulle cellule germinali, come ben sappiamo, ovociti e soprattutto spermatozoi. Allora, quali sono i principali contaminanti del latte materno? Sia per la massima parte composti organici persistenti, ma poi anche altre sostanze che non fanno parte della famosa sporca dozzina, ma metalli, ritardanti di fiamma, micotossine, derivati da muschio, da polveri o altro. In particolare sono, come voi vedete, per il 34% si ritrovano anche pesticidi e non solo DDT. Questo è un articolo relativamente recente che fa vedere come nel latte materno ci siano sostanze che diminuiscono, quindi per esempio anche proprio in rapporto a quella che è diciamo la presenza nell'ambiente. Voi sapete il DDT, il suo metabolita, messi al bando ancora diciamo negli anni 70, stanno diminuendo sia in Giappone che in Svezia, ma altre sostanze come i ritardanti di fiamma stanno crescendo, questo sia in Giappone ed in Svezia hanno un andamento, diciamo così, altalenante. I ritardanti di fiamma sono tutte quelle sostanze molto utilizzate anche in tutti gli strumenti tecnologici, anche proprio per evitare che il calore, diciamo, porti a processi di combustione, quindi e sono sostanze plasticizzanti, sostanze quindi che, con le quali ciascuno di noi è sempre di fatto in stretto contatto. Ma così, per esempio, anche un'altra sostanza che è l'esa bromo cloro cicloesano sta aumentando dalla fine degli anni 80 al 2010 sia in Giappone che in Svezia. Mentre altre, così pure anche altre sostanze come le sostanze, i composti perfluoroalchilici, in questo caso l'acido perfluoroottano, e ricordo per esempio la contaminazione da queste sostanze che c'è gravissima, la più elevata al mondo, possiamo dirlo con certezza, nel Veneto, legata alla miteni. Anche qui sono tutte sostanze ampiamente usate, questa azienda ha sversato tutte le sostanze, diciamo, che derivavano dalla produzione di queste sostanze perfluoroalchiliche, che sono quelle diciamo che impediscono, che danno anche ai tessuti diciamo la caratteristica di essere impermeabili, quindi utilizzate per il Gore-Tex, per in tantissime cose anche utili, però di fatto in questa modalità hanno avvelenato veramente 500.000 persone e la contaminazione poi sta andando avanti attraverso il bacino del Po, e quindi diciamo anche questo è un problema estremamente grave. Adesso qui vi avevo preparato alcune slide per farvi vedere per i principali inquinanti, sempre da questo studio, anche questo abbastanza recente del 2019, che fa vedere l'impatto, diciamo, proprio dei contaminanti ambientali sulla qualità del latte materno. I policlorobifenili, ricordo, sono 209 sostanze sintetizzate, quindi dal punto di vista dall'uomo, ecco, e ampiamente utilizzate per decenni, pensando che appunto fossero innocue solo di una piccola parte, che erano simili alle diossine, PCB diossinosimili, si conosceva la tossicità, le altre venivano ritenute inerti, sostanze queste che sono ampiamente resistono ad altissime temperature, per cui ad esempio se entrano nei rifiuti escono come tali, perché il processo di combustione non le degrada, e che quindi poi sono stati riconosciuti invece tutti i 209 come cancerogeni a livello 1 dalla IARC, quindi non solo i 9 PCB diossinosimili, ma tutti, 9 o 12, adesso non ricordo esattamente, comunque solo pochi erano ritenuti pericolosi, invece tutti sono cancerogeni a livello 1.
Ecco, quali sono i fattori che influenzano i PCB? Sempre da questo studio risulta che le donne che vivono in aree industriali oppure in aree in contesti urbani oppure quelle che vivono vicino a discariche di rifiuti elettronici, chi consuma molto pesce anche qui o chi... o le donne che hanno un'età più elevata perché chiaramente hanno accumulato maggiormente. Così per quanto riguarda anche metalli pesanti, diciamo l'esposizione a queste sostanze rispecchia non solo l'esposizione recente ma anche quella che è stata nel tempo, perché questi metalli si accumulano soprattutto a livello osseo e la loro presenza nel latte è correlata anche non solo al fatto di stare vicino appunto anche ad aree industriali, ma anche ad esempio ad abitudini come quella del fumo, anche qui il consumo di pesce di grossa taglia, soprattutto per quanto riguarda piombo mercurio, ma anche ad esempio il cadmio che è un contaminante di fertilizzanti e pesticidi, chi abita in aree agricole è particolarmente esposta a questa sostanza, anche il cadmio è un cancerogeno certo, ma il cadmio è anche un interferente endocrine a livelli estremamente bassi, quindi insomma ciascuno di queste sostanze poi ha delle sue vie preferenziali di accumulo ed eliminazione nell'organismo, ma alla fine tutti si ritrovano nel latte, quindi qui ancora di quello già che vi ho anticipato, quelli che sono i principali fattori che condizionano la presenza nel latte materno. Allora, aspetta, scusate, perché ecco, ok. Il problema delle diossine. Il problema delle diossine chiaramente è l'emblema, insomma, anche stato della nostra battaglia, della nostra campagna per la difesa del latte materno. Perché è proprio, come dire, la sostanza clou, ecco, che chiaramente esce dai camini, ma non solo in condizioni particolari, anche da processi industriali, di sintesi, di pesticidi, eccetera, si accumula, entra nella catena alimentare, ce la ritroviamo addosso. La diossina è stata classificata come la TCDD, come cancerogeno multiorgano, pluripotente, quindi non solo verso un particolare tipo di tumore, ancora diciamo nel 2009 dalla IARCA. E per esposizioni diciamo a dosi elevate di diossina, queste sono le manifestazioni cutanee importanti che si hanno, però quello che qui ci interessa è l'esposizione alle piccole dosi, quindi che avviene già in utero, ed è perché è così pericolosa. Ecco, pensate che la sua pericolosità si misura in picogrammi, cioè miliardesimo di milligrammo, perché ha un'affinità per un recettore fondamentale per funzioni fisiologiche del nostro organismo, questo famoso RIL hydrocarbon receptor, che è un fattore di trascrizione coinvolto nel ciclo cellulare, nella differenziazione, nel ritmo sonno-veglia, ed è coinvolto in tutti quei processi che portano ad esempio anche allo sviluppo del sistema immunitario, ma anche del sistema dell'apparato emopoietico, endocrino, quindi rappresenta veramente, come dire, una funzione chiave, insomma, per funzioni fisiologiche e quindi per la nostra salute. Tanto per farvi capire, ad esempio, questa è in cavie, diciamo, sottoposte in gravidanza, in cui la mamma era stata sottoposta a piccole dosi di diossina, l'architettura della ghiandola mammaria delle figlie femmine, voi vedete, ad esempio, è chiaramente diversa rispetto al controllo, tant'è che questo articolo intitolava appunto "Non è che il cancro della mammella comincia nell'utero", proprio per far capire come è l'esposizione già durante la vita intrauterina fondamentale anche da questo punto di vista per la genesi dei tumori. E questo appunto la funzione della diossina, che, come dire, apre la strada poi per un'esposizione precoce in utero
all'incremento di tumore della mammella in seguito ad esposizione di un cancerogeno certo dopo la nascita, come il dimetildibenzoantracene. Quindi questi sono i tumori mammari che si sviluppano nelle cavie se c'è stata l'esposizione a diossine in utero, e questo e a dimetildibenzoantracene dopo la nascita. Questa invece è la curva, è l'andamento dei tumori che si sviluppano se l'esposizione c'è stata solo dopo la nascita a questo dimetildibenzoantracene e non quindi in utero. Ecco, quindi voi capite bene come dire, poi tutte le sostanze inquinanti collaborano chiaramente in questo caso contro la nostra salute. L'altra cosa molto importante che ricordo è che quelli che erano i livelli considerati sicuri, diciamo, per l'assunzione di diossina attraverso il cibo sono drasticamente cambiati 3 anni fa, in seguito a tutta una serie di indagini che hanno visto come i livelli che erano considerati sicuri in realtà alterano in particolare la spermatogenesi, quindi la fertilità maschile. Per cui, mentre prima l'Unione Europea diciamo diceva che attraverso il cibo, quindi soprattutto carne, latte, pesce, formaggio, eccetera, che è quello che più contiene diossina, i livelli potevano essere anche di 2 picogrammi per chilo di peso corporeo al giorno, dal 2018 queste raccomandazioni parlano invece di 2 picogrammi per chilo di peso corporeo alla settimana. Quindi c'è stata una drastica diminuzione, insomma, di quelli che sono considerati livelli considerati sicuri e quindi accettabili, cosa però che è difficile ormai, come dire, mantenere, a meno che uno veramente non mangi, non limiti molto, insomma, l'assunzione di questi alimenti. Questo sempre per ricordare che l'azione non è solo cancerogena, ma è già stato detto di interferenza endocrina, quindi l'alterazione di queste sostanze, la diossina è il capostipite, ma sono, ricordo, migliaia le sostanze anche di diversa natura chimica che hanno questo tipo d'azione e quindi di interferenza con tutta quella diciamo, comunicazione delicatissima che riguarda la comunicazione ormonale nel nostro organismo, dall'ipofisi alla tiroide, alle surrenali, alle ghiandole riproduttive, e la cosa importante è che queste sostanze sono in grado di come dire, agire anche con degli effetti transgenerazionali, in quanto agiscono sulla madre, sul feto, ma anche sulle cellule germinali, potendo quindi trasmettere, anche se l'esposizione cessa, alterazioni alle generazioni successive. Ecco, anche di questo io purtroppo devo dire con molta amarezza che onestamente nella classe medica non c'è assolutamente la percezione, molto spesso neanche la consapevolezza di questi problemi. Per cui io mi trovo ancora colleghi che non hanno proprio, come dire, non hanno, ma perché l'università non dà questo tipo, in modo adeguato a mio avviso, insomma, una preparazione su questi aspetti, e poi perché, come dire, bisogna andarseli a cercare, bisogna studiare, bisogna cercare delle fonti, insomma, ovviamente scientificamente valide, però ormai c'è una letteratura veramente sterminata. Allora, vediamo un pochino quelli che sono i livelli delle diossine. Questo è sempre un altro studio relativamente recente di cui già vi avevo accennato, che va un po' a rivedere quelli che sono i livelli delle diossine dei vari studi condotti in varie parti del globo per la presenza proprio di diossine, qui anche a seconda della tossicità equivalente, però faccio riferimento a quella che è quella più recente, perché la tossicità di tutti questi composti è stata valutata poi in modalità diverse. Comunque facciamo riferimento a quella più recente. E diciamo, gli studi sono stati condotti in diverse parti del mondo
Alcuni dei livelli più elevati si sono visti, ad esempio in questo studio, in 18 primi ipari in Russia nel 98, 23 picogrammi per grammo di grasso appunto di latte, con livelli invece relativamente più bassi, ad esempio per quanto riguarda questo fatto a Taiwan. Questo facendo con la classificazione più recente, ecco, in questo caso per esempio nello studio italiano si aveva una media di 6,46 con un range da 2,89 a 14 picogrammi per grammo di grasso, e queste erano 95 primipare sotto i 32 anni di età. Ma poi c'è qui tutta un'altra serie di studi che tutti però piuttosto anche diciamo datati, e quindi in cui diciamo il livello di diossine varia da 7,37 in questo studio, 73 in questo studio fatto in Cina, al livello più elevato, questo fatto in Giappone, di 17,02 picogrammi sempre per grammo di grasso. Comunque quello che possiamo dire è che l'andamento diciamo dei furani e delle diossine sta calando nelle varie parti del mondo, questo in particolare in Svezia, Stoccolma, che sono quelli che più hanno fatto queste indagini, compresi i PCB, perché sappiamo che anche i PCB sono stati messi al bando. E ci sono anche diversi studi comparsi sul, diciamo, prodotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fa vedere appunto questo grafico, i livelli di diossine in tossicità equivalente secondo la classificazione WHO nel latte materno. E voi vedete l'andamento dal 1988, verde più scuro, 93 verde più chiaro, 2002 giallo. E voi vedete i paesi, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Finlandia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ucraina, Norvegia, Croazia ed Ungheria. Più recentemente, sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata fino al 2007 con questa indagine. Voi vedete tutti i paesi. E per le diossine c'è sicuramente una diminuzione nel latte materno. Quello che vi invito a guardare è di trovare, se siete in grado di vederlo, dov'è l'Italia. Perché voi vedete tutti i paesi, ma non il nostro. Diciamo che siamo in buona compagnia, perché diciamo la stessa diciamo sorprendente assenza riguarda ad esempio anche la Francia. Questo è un articolo che stigmatizzava come in Francia questo tipo di indagine non fosse stata condotta, ma anche ad esempio negli stessi Stati Uniti, che dicono si sa di più com'è la presenza di questi contaminanti nell'Ucraina, nel Kazakistan, rispetto a quelle che si sa per le mamme che vivono in California. Ecco, guarda caso i paesi e gli stati anche più sviluppati, più come volete voi, però di fatto sono anche forse quelli, anzi non forse, ma sicuramente quelli più assenti nel fare queste indagini sicuramente scomode. Queste sono indagini diciamo ufficiali, ecco, che poi sono state oggetto di pubblicazioni scientifiche. Questa è fatta su in tre territori, dalla Campania, Milano, Piacenza, ma poi anche questo che riportava dati da Napoli a Caserta, questo un unico caso a Brescia, che credo sia quello che ha dati più elevati valori al mondo, perché siamo alla bellezza di 147 picogrammi per grammo di grasso. Questa è una mamma che viveva prossimità di quella che era la fabbrica che produceva per l'appunto proprio PCB a Brescia. Nel bresciano c'è come dire un insieme di fattori produttivi industriali assolutamente elevato, ecco. E questo è un altro studio, anche questo
in cui voi vedete, insomma, si varia da 8,65 picogrammi per grammo di grasso, con una media intorno ai 15-20, fino a questo veramente spaventoso, la bellezza, ripeto, di 147 picogrammi per grammo di grasso, un unico caso pubblicato appunto per Brescia. Abbiamo poi invece delle indagini fatte come biomonitoraggio spontaneo, qui 8 casi, quindi indagini pagate dai cittadini, quindi con raccolte di appunto denari dalle stesse persone, dai comitati. Sono tutte indagini, ci tengo a dirlo, accreditate, quindi fatte in laboratori accreditati, e la cosa non è semplice. Comunque, per esempio, in questi 8 casi fatti a Taranto, la media era di 23,4, si andava dai 12 picogrammi ai praticamente 40 picogrammi. 2 casi fatti in prossimità dell'inceneritore di Montale, 2 a Forlì, sempre vicino ai nostri inceneritori, quindi qui vedete più o meno dagli 8 ai 10 picogrammi, e 2 a Ravenna. Ravenna anche è un'area portuale, un'area altamente inquinata, e avevamo dei valori assolutamente non trascurabili, perché uno era 23,4 picogrammi come quella media di Taranto e l'altro era 15,7. Ecco, poi un altro studio recente che è stato fatto a Caserta e nel napoletano, essenzialmente in relazione alla combustione di rifiuti e quindi di scariche all'aperto, che spesso appunto che vanno incontro a questi fenomeni, è stato fatto questo pubblicato, 95 primipare sotto i 32 anni, e la media è stata trovata di 6,46, quindi da un minimo di 2,89 a un massimo di 14,6, quindi si tratta di aree agricole, quindi relativamente più basso rispetto a quelli che vi avevo presentato prima, che sono fatti in aree essenzialmente industriali. Questa è la cartina che mette a confronto il livello di diossine nel sangue, nel latte di bufala, perché anche lì appunto la produzione chiaramente casearia è quella prevalente, si è confrontata la presenza delle diossine nel latte di bufala con quella nel latte materno, e le aree più scure sono quelle più elevate, dove chiaramente, guarda caso, c'è anche la maggior combustione illegale di rifiuti. Ecco, una domanda: perché l'Italia è il fanalino di coda? Questa è la domanda delle domande, ecco. Però la risposta, diciamo, sta in poche parole. Questo l'ho cercato proprio pochi giorni fa. L'Italia, come già vi è stato detto, l'Italia non ha ancora ratificato, ed è in buona compagnia insieme ad Israele, la famosa Convenzione di Stoccolma per la riduzione di quello che non si può del tutto eliminare, per l'abolizione di ciò che deve essere, che si può invece mettere al bando. Quindi da noi manca tutt'oggi una legislazione adeguata per contrastare e per combattere la produzione di queste diossine, ecco. Quindi è veramente qualche cosa di vergognoso. C'è un disegno di legge che però è ancora lì, diciamo, che cova, non è stato approvato, e quindi le mie conclusioni, ecco, i bambini ci guardano, i bambini, cioè io sento, sono... Cioè io ho 3 nipoti, ma anche se non avessi nipoti, io sento... Credo di avere, ecco, sinceramente assorbito da Lorenzo Tomati quella che era la sua angoscia nei confronti dell'infanzia. Non so, è come se mi avesse lasciato questa eredità, perché io l'ho conosciuto tardi, però siamo entrati in una profonda amicizia per molto tempo, insomma, abbiamo parlato a lungo di queste problematiche, e questo veramente era per lui un peso che in qualche modo è come se lui me l'avesse trasferito.
E questo è quello che abbiamo cercato di fare anche con delle proposte concrete per avere il biomonitoraggio, per diciamo portare avanti insomma con questa campagna quello che è, come dire, per difendere la salute dei bambini. E la domanda che ci dobbiamo fare, secondo me, un bambino non può scegliere, noi dobbiamo farlo per lui, qual è il livello di inquinanti che riteniamo accettabile in questa sorta di nutrimento, insomma, che è sicuramente il più prezioso al mondo. E vi lascio con questa frase che era riportata nel 2004, però pronunciata in uno scritto ancora degli anni Ottanta di Lorenzo Tomatis, che scriveva così: «La deliberata spietatezza con la quale la popolazione operaia è stata usata per aumentare la produzione di beni di consumo e dei profitto che ne derivano, si è ora estesa su tutta la popolazione del pianeta, coinvolgendone anche la componente più fragile che sono i bambini, sia con l'esposizione diretta alla pletora di cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche di varia natura presenti nell'acqua, nell'aria, nel suolo e nel cibo, sia con le conseguenze della sistematica e accanita distruzione del nostro habitat». E lasciatemi finire questo, non voglio essere polemica, ma voglio invitarvi a riflettere, perché ad esempio offrire il gelato o il panino con la porchetta ai bambini che si vaccinano contro il Covid per una malattia della quale loro non soffrono, mi sembra veramente qualche cosa di assolutamente senza senso da un punto di vista scientifico, ma soprattutto etico. Vi ringrazio. Grazie dottoressa. Se c'è ancora tempo della condivisione, faccio alla fine, apre una porta dove ce ne sono tantissime ancora da aprire. E quanti sono oggi i potenziali inquinanti ambientali? Le ultime rilevazioni del 2006 faccio considerare che di sostanze chimiche presenti sul pianeta all'epoca c'erano già 400.000, tenendo conto che nel 1939 erano 1.000, e a tutta quell'infinità che potenzialmente avremmo a che fare, non soltanto l'effetto sinergico sommatorio, perché oggi siamo ancora indietro addirittura a definire il range di ciascuna, ma nessuno è al contatto di una soltanto. E quindi se mettiamo insieme quelli che potenzialmente possiamo avere anche soltanto nel pranzo di oggi, sono infinite. Quindi è una strada che è appena aperta e che speriamo che davvero questo sia il momento giusto per poter in qualche modo riprendere in mano. Ripasso alla dottoressa Paola Negri, cioè che avevamo presentato prima, ringraziandola di riprendere da dove iniziare. Io volevo fare una domanda a Patrizia, non so se lo posso fare ora, è meglio aspettare a dopo. Io pensavo di farle tutti alla fine, però fate voi, senso che per me va bene. No, era una cosa sulla Convenzione di Stoccolma, perché diciamo io negli ultimi anni non mi sono più occupata di, insomma, di delle campagne dell'allattamento. Io volevo capire dalla Patrizia, ma non c'è stato, cioè non c'è ancora nessun movimento di nessun ministro, di niente per l'approvazione della Convenzione di Stoccolma, perché questa secondo me è una cosa gravissima, ecco, per il nostro paese. Questo disegno di legge, che è un disegno di legge presentato da una deputata 5 Stelle, però non è stato, è lì, non è andata avanti, insomma, di sicuro. Non è andata avanti, è rimasta alla qualcuno l'ha presentato, quindi se vogliamo già forse sì. Qualcosina, però sì. Ecco, vedi te come però siamo messi, ecco. Ok. Ha sempre un impatto abbastanza notevole per me ascoltare la Patrizia. mi state sentendo? Sì, perfetto. Allora, io provo a condividere il video. Allora, aspetta, condividi schermo. Condividi. Ho condiviso? Ancora no. Ancora no. Mm-hmm.
Io diciamo pigio su condividi, ma non mi succede niente. Prova a condividere io. Vai. Vediamo se ci riesco. Oggi non sembra una giornata molto felice. Io avevo tentato di connettermi prima del tempo, diciamo, però no, anche lì non ero riuscita, purtroppo. Cioè, forse io devo essere abilitata per la condivisione dello schermo. Ma dovreste essere tutti... È questo. Abilitati. Perfetto. E quindi lo mandate avanti voi? Sì, basta dargli un cenno quando passare di diapositiva in diapositiva. Bene, allora, guardi, non so se lo vuole mettere tipo a schermo intero, però va bene anche così, comunque, non si preoccupi. Ora mi dispiace che non vedete la mia faccia, vedono la sua. Oh, mamma. Allora, aspetti, eh. No, ora non me lo fa condividere più. Va bene, via, andiamo così, via. Allora, quindi sono qui per parlare del tema della settimana mondiale dell'allattamento di quest'anno, che è proteggere l'allattamento, una responsabilità da condividere. E può andare avanti. La settimana mondiale dell'allattamento è un'iniziativa che nel mondo esiste da circa 30 anni, cioè da quando è nata la WABA, che sarebbe World Alliance for Breastfeeding Action, l'alleanza mondiale per le azioni a favore dell'allattamento. E questa è un'associazione ombrello, cioè che raccoglie tutti i singoli, associazioni, istituzioni, operatori che a qualsiasi titolo si occupano di protezione, promozione e sostegno all'allattamento, e ha lo scopo di condividere tutte le, diciamo, le iniziative che vengono fatte, e organizza appunto ogni anno la settimana dell'allattamento proprio per sensibilizzare intorno a vari temi correlati all'allattamento che cambiano ogni anno. In Italia la settimana dell'allattamento si celebra la prima settimana di ottobre, quindi oggi è il primo giorno, mentre in altri paesi del mondo si celebra in agosto. E in Italia questa iniziativa è coordinata dal MAMI, Movimento Allattamento Materno Italiano. Avanti. Allora, questa è la pagina, la pagina principale del sito del MAMI. Il MAMI è, al pari della WABA, un'associazione ombrello. E il sito è una risorsa preziosissima perché ci sono l'elenco di tutti i gruppi di sostegno e di autoaiuto per l'allattamento con la mappa che ci sono sul territorio italiano. Poi ci sono tutti il calendario dei vari eventi, sia di convegni, incontri e anche però di formazione riguardanti l'allattamento a 360 gradi. E poi c'è una parte dedicata alle risorse che è veramente esaustiva, continuamente aggiornata e anche strutturata bene perché sono tutte divise per argomento. E quella che vedete qui è la maglietta del MAMI, che è quella che io appunto sto indossando adesso. Avanti. Ecco, e il MAMI nel sito c'ha una parte che è molto corposa, dedicata appunto alla settimana mondiale dell'allattamento, e quindi qui viene, abbiamo il logo, poi abbiamo il action folder, che è questo, con questo, diciamo, con le foto e la cima arancione, che viene tradotto, il materiale che produce WABA viene tradotto dal MAMI, e poi abbiamo l'elenco di tutti gli eventi che vengono organizzati a giro per l'Italia durante appunto la settimana dell'allattamento. Avanti. Poi il movimento allattamento materno è stato appunto, come ha già detto Patrizia, insieme a IBFAN, ISDE e ad altre ACP e ad altre associazioni, è stato fra i promotori della campagna per la tutela del latte materno dagli inquinanti ambientali. E ha una parte molto bella appunto su questo problema di risorse sul proprio sito, e ha partecipato qualche anno fa alla campagna per l'abolizione del glifosato e ha pubblicato anche un articolo molto interessante dei pediatri di un'associazione pediatrica spagnola
dove vengono riportate le evidenze scientifiche sull'importanza dell'allattamento nonostante appunto la presenza di sostanze inquinanti. Come diceva anche prima Patrizia, i bambini alimentati con formula se la cavano comunque peggiore, sia perché comunque anche la formula e i biberon sono presenti degli inquinanti e dei contaminanti, sia perché gli mancano tutti quei fattori protettivi che comunque il latte materno contiene. Avanti. Ecco, gli obiettivi di questa settimana mondiale per l'allattamento sono informare le persone sull'importanza della protezione dell'allattamento, radicare, cioè consolidare l'idea che il sostegno all'allattamento è una questione di salute pubblica, cioè che riguarda tutti, fondamentale, cioè è molto importante. Poi creare delle alleanze con singoli e organizzazioni, associazioni, affinché l'impatto delle azioni sia più elevato e attivare delle azioni concrete di protezione dell'allattamento. Avanti. Ecco, quindi questa è la copertina di questo action folder, di questo libriccino dove ci sono scritte tutte le motivazioni e gli obiettivi di questa settimana dell'allattamento, che si può scaricare tradotto in italiano in formato PDF, però ora diciamo proteggere, ok, ma perché va protetto l'allattamento e da cosa va protetto l'allattamento? Avanti. Allora, questa è una breve parentesi per capire appunto di cosa stiamo parlando, anche se mi rendo conto che nel corso di questo convegno della Via Lattea è già stato affrontato questo tema. Mi sembra importante ricordare che come quando il bambino sta nel ventre della mamma e la placenta fa da avvocata del bambino, cioè modula tutto il passaggio di sostanze fra il corpo della mamma e l'utero e il feto, proprio affinché il bambino abbia, mentre che cresce, tutte le sostanze di cui ha bisogno nel momento giusto. E questa funzione, quando il bambino è nato, è svolta dal seno materno, perché il latte è il primo alimento, ma è molto più che un alimento, perché è un tessuto vivo, biologico, non strutturato, al pari del sangue. È un sistema biologico talmente complesso che ancora oggi non è del tutto chiara, acclarata la sua composizione e come agiscono le sostanze contenute nel latte materno, perché agiscono come singoli componenti, agiscono in sinergia l'una con l'altra, i loro stessi metaboliti quando il latte viene digerito dal bambino hanno comunque un'azione. E poi ricordiamo che la composizione del latte varia non solo nel tempo durante l'allattamento, ma anche nella giornata e persino durante la singola poppata, in modo che qualsiasi bisogno del bambino, sia esso un bisogno di sete, di fame, di sostanze immunologiche o di consolazione, venga comunque soddisfatto. Quindi cioè l'allattamento a tutti gli effetti non è solo alimentazione, è proprio un sistema di accudimento del cucciolo dell'uomo, come di tutti i mammiferi. Avanti. Ecco, mentre la mamma dà latte al suo bambino, il bambino si avvantaggia sia del contatto fisico col corpo della mamma e soddisfa questo istinto di suzione che non solo è fisiologico, ma è anche fondamentale nei bambini per lo sviluppo orofacciale e insomma lo sviluppo del linguaggio e quant'altro. E l'unica cosa che è fisiologica al 100% per stare nella bocca di un bambino è il seno della mamma, e l'istinto di suzione dei bambini non dura un mese o due mesi, ma dura anni. Quindi anche il fatto dell'uso costante, continuo, rutinario di una tettarella fin dai primi giorni per anni di vita non può non avere delle conseguenze per la salute del bambino, sia appunto in termini poi di bisogno di cure dentali e di eventuali russamenti, apnee notturne, quando non di carie per il latte artificiale o comunque le bevande a volte zuccherate che vengono messe nel biberon. Avanti. E poi appunto che dire rispetto all'allattamento e lo sviluppo del sistema immunitario. Cioè è sorprendente ancora per me il fatto che già dalle ultime settimane di gravidanza delle cellule attraverso il tessuto linfatico migrano
dall'apparato digerente e da quello respiratorio migrano nel tessuto del seno affinché il bambino trovi tutti gli anticorpi per affrontare i patogeni nell'ambiente dove dovrà vivere quando nasce, che è quello dove vive la mamma. E inoltre l'allattamento fornisce immunità attiva, cioè passiva, ma anche attiva, contribuendo allo sviluppo fisiologico del sistema immunitario. E negli ultimi anni abbiamo, diciamo, compreso come le sostanze contenute nel latte materno sono anche fondamentali per lo sviluppo di un fisiologico microbiota, cioè la colonizzazione dell'intestino, del colon del lattante da parte di batteri che sono simbionti e fanno parte a tutti gli effetti del sistema immunitario. E pensiamo che un solo biberon magari dato nella nursery dell'ospedale perché la mamma non aveva il ruminino e non poteva allattare a richiesta modifica la flora batterica intestinale e ci vogliono delle settimane affinché di allattamento esclusivo affinché ritorni quella fisiologica. Avanti. Ecco, poi l'allattamento, la durata dell'allattamento nella nostra specie sicuramente è superiore a quella che oggi è quella più diffusa, che è intorno all'anno di vita o poco di più. Il bebè umano, da un punto di vista antropologico e fisiologico, la durata normale dell'allattamento, fra virgolette, dovrebbe essere da 2 a 4-5 anni di vita. E ancora io quando avevo i miei bambini piccoli, che ora il grande ha 25 anni, mi dicevano che dopo un po' il latte diventava acqua, mentre invece oggi sappiamo bene che il latte non diventa mai acqua, che anzi nel secondo anno di vita si arricchisce perché diminuisce la quantità, quindi è più concentrato per alcuni elementi immunitari e ha anche un valore tutt'altro che trascurabile dal punto di vista nutrizionale. Avanti. Ecco, queste cose in passato si sapevano benissimo, quando non avevamo tutti questi studi, però magari non c'era ancora la Nestlé e la Danone, il latte e l'allattamento erano visti non solo come delle cose normali che tutte le mamme facevano, ma anche delle cose molto importanti e quindi l'iconografia era ricca, sia di, appunto, qui vedete una statua, qui due dipinti, uno viene dall'India, uno dalla Cina e uno dalla nostra cultura occidentale, cioè le immagini di donne che allattavano e fra l'altro bambini anche grandicelli erano non solo diffuse ma cioè anche accettate come normali proprio perché veniva dato questo valore all'allattamento come pratica non solo normale e quotidiana ma anche di tutela della salute. Quindi il fatto che ci fossero tutte queste immagini era anche come dare delle indicazioni pratiche alle donne. Avanti. Quindi le raccomandazioni sull'allattamento sono di un inizio tempestivo, cioè entro un'ora dal parto, che l'allattamento dovrebbe essere esclusivo all'incirca nei primi 6 mesi di vita del bambino e poi dovrebbe essere, dovrebbe essere integrato con alimenti complementari, appropriati, adeguati e sicuri, e cioè facenti parte della dieta della mamma, della famiglia. E dovrebbe in teoria proseguire fino a 2 anni e anche oltre se la mamma e il bambino lo desiderano. Avanti. Ecco, quindi la triade di attività necessaria affinché le donne siano messe in grado di poter fare questa scelta, perché comunque l'allattamento è e deve essere una scelta, è questa: protezione, promozione e sostegno. Uno studio dell'Lancet dice appunto che le donne hanno 2,5 volte più probabilità di allattare se l'allattamento viene protetto, supportato e promosso. Quindi la promozione vuol dire che la donna deve, diciamo, essere incoraggiata ad allattare e motivata e ad avere le giuste informazioni. Vuol dire che la donna deve essere approvata dalla società e dalla famiglia se decide di allattare. Il sostegno vuol dire che la mamma deve trovare sempre qualcuno che gli dà delle informazioni coerenti, deve ricevere delle pratiche di assistenza sanitarie prima, durante e dopo il parto nei punti nascita, nei consultori e negli istituti pediatrici che siano coerenti con le conoscenze scientifiche e deve avere intorno degli operatori sanitari che siano motivati e formati.
Ecco, la protezione, che a mio avviso è quella più importante di tutti, perché secondo me rappresenta la parte principale del problema, è quella che riguarda le leggi a protezione delle mamme lavoratrici, cioè che consentano alle donne una giusta licenza maternità, ma anche la possibilità di continuare a allattare quando riprendono il lavoro, perché magari non tutte possono o vogliono avere una lunga astensione dal lavoro, e soprattutto la protezione dal marketing dei sostituti del latte materno. Avanti. Ecco, nonostante tutto quello che abbiamo visto ora, e quindi sono delle cose che ormai si sanno, perché io, cioè, diciamo, non, queste qui sono le cose che si sanno da anni, però a livello mondiale non si assiste negli ultimi 20 anni a una crescita nell'incidenza e di durata dell'allattamento. Non solo, ma il mercato dei sostituti del latte materno sta crescendo a un ritmo tale che è 8 volte maggiore a quello della crescita della popolazione mondiale. E è dovuto non al fatto che le mamme non vogliano allattare nel mondo, ma essenzialmente al fatto che ci sono alla base delle scelte di marketing che hanno fatto sì che è stato spinto le vendite di questi prodotti. Solo che le conseguenze di questa, diciamo, aumento vertiginoso dell'uso di latte artificiale mettono a rischio non solo la salute delle mamme e dei bambini e la sostenibilità economica, ma rappresentano anche una reale minaccia alla salute delle generazioni future e del pianeta per il loro impatto, appunto, dal punto di vista dell'inquinamento. Avanti. Questo che vi ho appena letto testualmente viene da questo bellissimo rapporto di Save the Children che è uscito nel 2018 e che si intitola Don't Push It. Dice perché l'industria del latte artificiale dovrebbe ripulire le proprie azioni. E dà un quadro, diciamo, abbastanza scoraggiante, però anche molto chiaro del nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è la promozione indiscriminata e a tappeto dei sostituti del latte materno che avviene in tanti paesi del mondo. Avanti. Ecco, 2 anni prima, nel 2016, era uscita questa serie di articoli sull'allattamento dell'Lancet, e anche qui, insomma, la letteratura, insomma, contenuta è corposa, sintetizzando: maggiori investimenti a favore dell'allattamento potrebbero aggiungere 300 miliardi di dollari all'economia globale e salvare circa 820.000 bambini ogni anno. Io vi vorrei far riflettere che questo vuol dire che oggi questo marketing della formula del latte artificiale sottrae all'economia globale questi 300 miliardi di dollari e provoca 820.000 morti inutili di bambini ogni anno, va bene? Inoltre dicono appunto che il mancato allattamento aumenta il rischio di insorgenza di cancro al seno della madre e dicono che con i tassi di allattamento diciamo medi nel mondo di oggi si calcola che siano circa 20.000 le donne che non muoiono di cancro al seno grazie al fatto che hanno allattato, che però questo numero potrebbe essere molto maggiore se i tassi di allattamento aumentassero. Avanti. Ecco, questi sempre sono tratti da Lancet, non solo morirebbero molti meno bambini, ma aumentare i tassi di allattamento vorrebbe dire che meno del 54% di tutti gli episodi di diarrea e del 32% delle infezioni respiratorie, che ricordiamo avvengono in tutti i paesi del mondo, sono collegate appunto alla mancanza di latte materno, ma ancora di più sono gravi nei paesi in via di sviluppo. E questa protezione è ancora maggiore in percentuale se riferita non alla percentuale di episodi di malattia, ma alla percentuale di ricoveri ospedalieri per sia la diarrea che per le infezioni respiratorie. Avanti.
Ecco, questo ve l'ho riportato, è uno studio del 2010, quindi di 11 anni fa, però riguarda un paese appunto cosiddetto sviluppato, gli Stati Uniti. 10 anni fa i tassi di allattamento negli Stati Uniti erano questi: alla nascita solo il 50% di bambini iniziavano l'allattamento, a 3 mesi, come vedete, erano già 27% e basta bambini allattati, a 6 mesi solo quasi il 15% di bambini allattati. Gli studiosi hanno valutato i costi dovuti a alcune malattie collegate alla mancanza di allattamento, fra cui appunto l'enterocolite necrotizzante, l'otite, la gastroenterite, infezioni alle vie respiratorie, dermatite atopica, asma, leucemia, diabete e obesità. Ecco, e quindi i costi appunto praticamente erano calcolati in 13 miliardi di dollari, e questi dicono si risparmierebbero se il 90% dei bambini statunitensi venissero allattati in modo esclusivo per 6 mesi. Inoltre, questi bassi tassi di allattamento in un paese sviluppato come gli Stati Uniti erano collegati nel 2010 a 900 decessi infantili evitabili, dovuti appunto sempre alle malattie, insomma, collegate alla mancanza di allattamento e alla morte in culla, alla SIDS. Avanti. Questa, sempre tratta dalla serie del Lancet, è la mappa della prevalenza di allattamento, mappa mondiale a 12 mesi. I paesi più verdi sono quelli che più si avvicinano al 100% e quelli più chiari si avvicinano allo zero. Quelli rosa o insomma color albicocca sono quelli dove i dati non sono pervenuti, quindi insomma diciamo è abbastanza chiaro. È chiaro, voi pensate che il marketing non è che si rivolge all'Africa, perché chiaramente le mamme africane non hanno soldi, si rivolge più che altro dove nascono bambini e dove però ci sono anche soldi, quindi si rivolge all'Asia, insomma al Nord America, all'Australia. Avanti. Ecco, questo è il grafico che fa vedere l'aumento delle vendite di sostituti del latte materno. Io vi volevo solo far vedere che mentre nel 2010 si era a 31.000, quasi 32.000 miliardi di dollari, nel 2019, questa è del 2016, quindi erano le previsioni, però vi posso dire che sono state pienamente raggiunte, siamo a 70.000, cioè il doppio, quindi c'è il doppio di latte artificiale prodotto, il doppio di, diciamo, mancanza di allattamento nei bambini. Questo, tenete conto, il 50% sono latti di proseguimento e di crescita, e circa il 50% latti iniziali. Avanti. C'è una cosa per me impressionante. E questo, diciamo, serie del Lancet ha fatto sì che dopo, alla fine dell'anno, sempre nel 2012, ci fosse questa statement di un gruppo uno statement congiunto di vari gruppi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, e quindi il diritto al cibo, il diritto alla salute, il gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne, eccetera. E loro nel 2016 hanno fatto un richiamo forte ai governi dicendo che globalmente solo un bambino su 3 di età inferiore a 6 mesi viene allattato in modo esclusivo, che questo pone dei costi crescenti e sempre più insostenibili non solo per la salute delle mamme e dei bambini, ma anche per i sistemi sanitari e sociali e per l'ambiente, e esortavano i governi a fare di più per sostenere e proteggere l'allattamento e in particolare porre fine al marketing dei sostituti del latte materno. Avanti. Ecco, per quanto riguarda l'inquinamento, penso che insomma l'impatto prima non si constava, ma oggi è chiarissimo che è un impatto altissimo quello che rappresenta la produzione, il consumo di latte artificiale di proseguimento e di crescita per i bambini. È un impatto che riguarda tutto il ciclo, che va appunto prima dall'aumento degli allevamenti intensivi e quindi la produzione di tutti i mangimi per queste mucche, che provoca quindi deforestazione, perdita di biodiversità, la diffusione di colture altamente inquinanti o di OGM, fatte appunto con colture OGM e uso di tutti quegli antiparassitari e pesticidi che poi vanno a avvelenare
i tessuti, insomma, delle persone e il latte della mamma, e poi di nuovo tutti gli allevamenti con le emissioni di CO2, la produzione di gas serra, le emissioni di metano e quant'altro. Poi questo latte delle vacche va essiccato, viene venduto come latte in polvere e trasportato, ma io vi dico che quello che usiamo noi in Italia come latte in polvere viene quasi tutto dall'Irlanda o dalla Nuova Zelanda, quindi il latte in polvere viene trasportato fino alle industrie, che poi aggiungendo altri ingredienti, fra cui mi viene in mente l'olio di palma, che è stato bandito perfino dai biscotti del Mulino Bianco, ma non dal latte artificiale, poi viene quindi impacchettato, trasportato nei luoghi di vendita, acquistato, per la preparazione di nuovo c'è bisogno di acqua, contenitori di plastica e quant'altro, spesso viene usata l'acqua in bottiglia per ricostituire la polvere, e la fine appunto è quella di una produzione di rifiuti enorme. Avanti. Ecco, nel 2015 IBFAN e IBFAN Italia ha tradotto, è stato pubblicato per la Giornata della Terra questo opuscolo, Formula for Disaster, e qui c'era uno studio che cercava di calcolare l'impatto nella produzione di gas serra. Allora, tenete conto che del latte prodotto a livello mondiale circa il 20% viene usato per fare il latte artificiale per lattanti, e che per fare un chilo di latte in polvere ci vogliono 10 litri di latte liquido, e è stato calcolato quindi che per un chilo di latte in polvere ci vogliono, cioè viene prodotto 21,8 kg di gas serra. E è stato calcolato in base a quanto latte artificiale era stato venduto in un anno in 6 paesi asiatici, è stato calcolato quanto gas serra veniva generato. E il risultato è stato 2,9 milioni di tonnellate di gas serra, equivalenti a 7.000 milioni di miglia percorse da un veicolo di medie dimensioni, che è una cosa, insomma, sconvolgente. Oltretutto, per fare un chilo di latte in polvere ci vuole circa, cioè più di 4.700 litri di acqua, considerando non solo gli 800 litri di latte di acqua, scusate, ci vogliono per un chilo di latte liquido, ma tutto il processo produttivo e di ricostituzione. Avanti. Quindi è proprio una formula per il disastro. Poi accenno solamente al fatto di tutti questi contenitori e imballaggi di plastica, di alluminio, che contengono quindi gli interferenti endocrini e che vanno a finire, che è vero saranno pure riciclabili, però di fatto nel mondo vanno per la maggior parte negli inceneritori, nelle discariche o vengano abbandonati nell'ambiente. Il bisfenolo A, che è presente in tantissimi imballaggi e contenitori, è stato bandito in Europa dai biberon dal 2015, però primo, fino al 2015 c'era. Secondo, le sostanze con cui è stato sostituito non è ben chiaro se siano effettivamente prive di interferenti endocrini o ci siano ancora. E terzo, tutti i biberon con il bisfenolo non è che sono stati buttati, sono stati mandati in Africa. E infatti in Africa e anche in altri paesi del mondo vengono ancora usati. Avanti. Ecco, come ho detto prima, la metà delle formule per lattanti vendute sono cosiddetti latti di crescita. La loro promozione è proibita dal codice internazionale e inoltre sono stati dichiarati inutili e potenzialmente dannosi per l'alimentazione del bambino, perché sono cibi ultraprocessati, zuccherati, aromatizzati, anche dall'OMS e da varie associazioni di consumatori e anche dall'EFSA, l'ente per la sicurezza alimentare europeo. Tuttavia la vendita è appunto negli ultimi anni è aumentata tantissimo, fino appunto che rappresentano la metà di tutti i latte artificiali venduti. Avanti. Ecco quindi gli ostacoli all'allattamento che questa settimana mondiale dell'allattamento vuole che ci uniamo tutti insieme per eliminare sono, in sintesi, le pratiche assistenziali intorno al periodo del parto, prima, durante e dopo, che non favoriscono l'avvio e la prosecuzione dell'allattamento, il marketing aggressivo dei prodotti per l'alimentazione infantile,
un ambiente familiare e sociale non favorevole all'allattamento e la mancanza di politiche per le mamme che lavorano, e questo può determinare solo il fallimento dell'allattamento, come appunto di fatto a livello mondiale si può dire. Questo è dalla Repubblica del 2015, un articolo, il flop degli appelli per allattare al seno. Nessun paese dell'Unione Europea arriva ai 6 mesi, perché le mamme sanno che allattare è bello, che fa bene, è giusto per l'ambiente, però alla fine non ce la fanno e quindi smettono. E questo, cioè, è la verità. La maggior parte delle mamme è questo che fanno, ma non perché, cioè voglio dire, perché l'ambiente in cui loro diventano mamme e crescono loro i bambini ancora è troppo a favore dell'alimentazione artificiale. Ed è questo appunto che bisogna, la cosa più urgente da fare, avanti, da rimuovere quegli ostacoli. Ok. Qui avevo fatto una parte sulle pratiche sanitarie che ostacolano l'allattamento, e diciamo sono tutte quelle pratiche che vanno a interferire con la fisiologia e quelle pratiche che vanno a promuovere l'uso di sostituti del latte materno o a instillare dei dubbi nelle mamme sulla loro capacità di allattare fino dal parto. Qui per esempio a destra vediamo un esempio di lettera di dimissione dove è riportata a penna il nome del latte artificiale, anche se la mamma magari invece allattava. E questa è una pratica vietata dal codice, in teoria vietata anche dalla legge italiana, che però purtroppo ancora ogni tanto avviene. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'indagine dell'Istat del 2014 riguardo alla tutela della fisiologia del parto. Secondo questa indagine dice che in tutta Italia, dovete guardare la parte più in basso, almeno il 72% ha avuto una pratica di interferenza nel travaglio fisiologico. Le pratiche prese in esame sono la rottura artificiale delle membrane, il monitoraggio continuo cardiaco del cuore e del feto, la somministrazione di ossitocina, le pressioni sul ventre e la episiotomia. Quindi almeno una pratica l'hanno subita quasi il 72% delle mamme, però se noi andiamo a sommare le singole pratiche vediamo che raggiungiamo 170, quindi vuol dire che la maggior parte delle mamme ne ha subite più di una, e questo sicuramente va a influire sulla facilità con cui poi la mamma e il bambino iniziano l'allattamento, ed è riconosciuto. Avanti. E non siamo messi meglio per quanto riguarda il primo contatto dopo il parto, perché nel 2014 l'allattamento entro la prima ora era al 36%. Vi posso dire che oggi è intorno al 40% e purtroppo con la pandemia le cose non erano più floride, anzi ancora peggio. E quindi questo è quello su cui le prime cose su cui bisogna lavorare a livello delle strutture dove le mamme vanno a partorire. Avanti. Ecco, veniamo ora al marketing, appunto di come il marketing ostacola l'allattamento, praticamente fondamentalmente perché idealizza l'alimentazione artificiale, cioè dice sì mamma, l'allattamento è la cosa più bella, più giusta. Non troverete mai sul sito della Mellin o della Plasmon che dicono è meglio il nostro latte del latte materno. Loro dicono il latte materno è la cosa più bella, più giusta, però mamma se te non puoi, il nostro è altrettanto buono, perché è scientifico, moderno, eccetera. E quindi, ecco, questo è quello che fanno. Ora non vi sto a leggere tutto l'elenco, perché mi rendo conto i tempi sono già stretti. Quindi andiamo avanti, perché lo vediamo con gli esempi pratici. Ecco, per proteggere l'allattamento dal marketing, 40 anni fa è nato il codice per la commercializzazione dei sostituti del latte materno, che è stato approvato dall'OMS e dall'UNICEF. Questo codice è nato proprio per porre una regolamentazione alla commercializzazione e alla pubblicità di biberon, tettarelle e tutti i sostituti del latte materno, quindi i latti artificiali, ma anche gli alimenti complementari se promossi sotto i 6 mesi di vita, vietandone la promozione a tutti i livelli, sia a livello di mass media, sia attraverso i sistemi sanitari.
E il codice comprende 11 articoli, però siccome è vecchio, è dell'81, era previsto che potesse essere aggiornato. E infatti ogni 2 anni delle risoluzioni prodotte dall'Assemblea Mondiale della Sanità lo aggiornano con delle risoluzioni. E il codice è vincolante indipendentemente dal fatto se sia trasformato o meno dagli stati membri in legge dello Stato. Vi dico che l'Italia, come tutti gli stati europei, recepisce il codice solo in parte. Per esempio, da noi è vietata la pubblicità del latte artificiale di partenza, ma non di quelli di proseguimento, ad esempio, come invece richiederebbe il codice. Avanti. Ecco, questo è un esempio di come il marketing mina l'allattamento. Queste sono violazioni del codice. Quindi lo scudo, come dire, protezione, cioè sì, il latte materno fa bene alla salute, ma nel nostro troverai tutte le sostanze che idealizzazione, cioè questa qui ancora non è incinta, però sa che quando partorirà, se lei vuole tornare all'università o piuttosto che a lavorare, la Mister Baby produrrà un biberon uguale al suo capezzolo, insomma uguale al seno, e via via con tutte le immagini per idealizzare l'alimentazione artificiale. Questa del Lactamil l'ho trovata particolarmente disgustosa, perché c'era questo stereotipo di genere che per il maschietto c'era il pallottoliere e invece per la femminuccia il tutù, e qui la foto della ballerina. Avanti. Questi sono altri esempi di violazioni, cioè che oggi avvengono il contatto fra le ditte e le mamme principalmente attraverso le app e i social media. Questa era una valigetta che veniva distribuita qualche anno fa in un consultorio toscano dove c'erano campioni di latti di proseguimento e di varie tappine, diciamo, indicate da 4 mesi di vita. E poi anche una violazione del codice sono gli sconti sulle vendite del latte artificiale. Avanti. Ecco, purtroppo il marketing, ecco, questo anche era una bella campagna del Lactamil, cioè che aveva come testimonial Rosolino, cioè il campione olimpico di nuoto. Quindi cercano anche queste, diciamo, associare il loro marchio, il loro prodotto, non solo a figure sanitarie, ma anche a testimonial famosi che quindi aiutano la promozione. E gli studi dicono che il marketing rende da 3, 4 fino a 5 volte, quindi per ogni dollaro speso le industrie ne riguadagnano 4-5 dollari. Avanti. Ecco, IBFAN è la rete internazionale di azione per l'alimentazione infantile che ha promosso la nascita del codice, che attua in tutto il mondo con i vari gruppi, che ce ne sono oltre 200, il monitoraggio delle violazioni del codice, che è la cosa più importante perché è quello che serve poi all'Assemblea Mondiale della Sanità per elaborare le risoluzioni per aggiornare il codice. È presente appunto in Italia. Io faccio parte di IBFAN Italia e ho l'onore veramente di essere stata per 2 volte, avere avuto 2 mandati di presidente IBFAN Italia, fra cui appunto durante la nascita della campagna per la difesa del latte materno dai contaminanti ambientali. Oltre a fare il monitoraggio, IBFAN fa informazione su queste tematiche, produce e traduce delle pubblicazioni, fra cui il codice violato, che è, diciamo, la sintesi delle violazioni nel nostro paese e di cui sta uscendo in questi giorni l'edizione del 2021. E poi ci sono questi 2, Green Feeding e Formula for Disaster, che riguardano appunto i danni sull'ambiente derivanti dall'uso di latte artificiale. Avanti. Ecco, questa poi è un'immagine di cultura del biberon, cioè il fatto che si sia così diffuso l'uso del biberon fa sì che non solo diventa un simbolo tenero dell'infanzia, ma addirittura rappresenti l'infanzia, come in questo libro delle elementari. E quindi un bambino cresce già con l'idea che la norma non è la mamma che allatta il seno, ma il biberon. Avanti. E la cultura del biberon è la cultura del distacco, perché quando ci si allontana dalla fisiologia, cioè è sempre un distacco. Quindi per tenere buono un bambino le industrie si devono inventare sempre più armenincoli che sono costosi, sono inquinanti e soprattutto allontanano dalla fisiologia quello che dovrebbe essere le cure parentali ottimali del bambino. Avanti.
Ecco, quindi ora ci si avvia verso la conclusione. Quale dovrebbe essere la cultura dell'allattamento che tutti noi abbiamo in qualche modo la responsabilità e il dovere di ricostruire? La cultura dell'allattamento vuol dire che ognuno, non solo gli operatori sanitari formati e le consulenti in allattamento, conosce la fisiologia dell'allattamento, che c'è uno scudo protettivo sulle famiglie dal marketing, cioè che le istituzioni a livello mondiale riescono a impedire, a bloccare la vendita indiscriminata così e la promozione del latte artificiale e a far sì che il codice e le risoluzioni vengano applicati e rispettati al 100%. L'assistenza sanitaria durante il periodo perinatale dovrebbe essere orientata alla prevenzione e quindi a proteggere la fisiologia della gravidanza, del parto e dell'allattamento, e l'allattamento dovrebbe essere visto non solo come una forma di alimentazione, ma come di fatto è parte integrante dell'accudimento e dell'essere mamma e dell'essere bambino piccolino, e vanno protette le mamme lavoratrici. Avanti. Buone notizie, qualche giorno fa l'allattamento è stato inserito dal G20 nelle priorità del pianeta per contrastare tutti i problemi dovuti alla malnutrizione, al riscaldamento globale, eccetera. Vediamo se questo si tradurrà in delle azioni concrete di protezione, come richiamato da tutti gli organismi, come abbiamo visto finora. Avanti. Ecco, questo solo per dirvi che sul sito del Ministero della Salute c'è tantissimo materiale sull'allattamento, fra cui hanno messo da poco dei video molto bellini per promuovere l'allattamento come sistema naturale di accudimento del bambino, e quindi anche questo è una risorsa fondamentale. Il materiale messo lì è meraviglioso, le linee di indirizzo nazionali sono ottime, riuscisse il governo italiano anche a proteggere dal marketing inappropriato sarebbe l'ottimale. Avanti. Ok, quindi a conclusione, prima vi avevo fatto vedere quelle belle immagini di allattamento, ecco, vi volevo fare vedere come in una sede tutt'altro che museale o stara, perché questo è il municipio di San Miniato, che ha un ciclo di affreschi molto bello, c'era l'affresco della Vergine che allatta un bebè, un bambino che non è proprio un bebè, circondata dalle virtù cardinali e teologali, quindi vuol dire che il podestà o chi per lui già, insomma, nel Medioevo e nel Rinascimento, quando dovevano prendere delle decisioni importanti, avevano questa gigantografia della Vergine che allattava un Gesù non proprio bambino. Cioè, io vorrei che lo mettessero, per dire, anche nella Camera dei Deputati, in modo che si capisce quanto è centrale questo per la salute, per la giustizia sociale, per l'ambiente e per garantire i diritti delle mamme e dei bambini. Perché la mettessero oggi una gigantografia così in un ambiente istituzionale, li prenderebbero per pazzi, però prima appunto non era così. Avanti. Ok, queste sono le ultime due, giuro, proprio per dire io, no? Il mio percorso, perché alla fine io, è vero, sono dottoressa, ma non certo in ambito sanitario, perché sono laureata in scienze forestali. Quando io 26 anni sono rimasta incinta, tutti mi chiedevano se allatterò e io rispondevo come tutti, boh, se c'ho latte allatterò. Poi quando allattavo il mio primo bambino a 4-5 mesi, già la maggior parte delle amiche che avevo qui nel paese dove vivo, a San Casciano, non allattavano più. E mi dicevano, mamma, ma certo, ma te sei proprio fortunata, eppure ho anche un seno non molto prosperoso, diciamo. Ecco, e io dicevo, madonna, ma certo, davvero, ma come mai sono così fortunata? Ecco qual è stata la mia fortuna. Io, per paura, diciamo, dell'ospedale, avevo scelto il parto in casa, quindi ho avuto un'assistenza ostetrica durante tutta la gravidanza che è continuato per 40 giorni dopo il parto. Poi una collega di mio marito mi aveva prestato il manuale della Lesche League. Mio marito mi sosteneva nell'allattamento perché era già all'epoca un ecologista convinto, quindi non voleva plastica e quant'altro. E il nostro stile di vita, fra virgolette, alternativo dell'abitare in campagna senza televisione, eccetera,
in questo modo mi ha in qualche modo protetto da interferenze e la pigrizia, perché io non ero certo il tipo che si poteva alzare di notte a preparare un biberon, hanno fatto sì che non solo ho potuto allattare il primo bambino, ma anche la seconda insieme al primo, il terzo e infine la quarta, per un totale di circa 12 anni. E quindi quando poi leggevo questo Formula for Disaster nel 2015, calcolavo, diciamo, a ribasso in circa 2000 litri di latte che avevo prodotto con i miei 45 kg di peso, e già, diciamo, la mia autostima non solo è cresciuta, ma è cresciuta molto di più quando ho pensato alle oltre, io non lo so quante centinaia di mamme in tutti questi anni in cui sono stata prima consulente volontaria della Lecce League per 4-5 anni, attivista di Ipfan Italia per 20 anni, consulente professionale IBCLC per 10 anni, poi ho scritto questi libri e ho fatto le varie consulenze e corsi eccetera. Quindi quando penso a tutti i litri di latte che tutte le mamme hanno potuto produrre solo, diciamo, grazie al fatto che ho potuto avere io l'onore di fare loro una consulenza o di fornirgli comunque un aiuto, cioè mi rende veramente contenta. E io quindi concludo dicendo che io un po' spero di avere dato, ma è molto di più quello che ho ricevuto dall'allattamento dei miei figli e da tutte le mamme, diciamo, che si sono rivolte a me in questi 20 anni. E con questo ho finito e vi saluto e vi ringrazio. Dottoressa, grazie ancora. Ci sentiamo al limite se rimane un po' di tempo per il dibattito. Passo proprio per rendere più rapido al collega Roberto Cappelletti. Oltre che alle sue esperienze in Africa che ho imparato leggendo il suo curriculum, credo che sia interessante per tutti conoscere quella che è la realtà, almeno la realtà reale, della Valsugana e della sua acciaieria, perché tanto si è letto sui giornali e addirittura le ultime riflessioni che erano pubblicati e che il problema non esistesse più. Forse non è proprio così, grazie per chi la vive in prima persona, perché il problema sia davvero ridotto, se ne sta occupando da tanto tempo e spesso anche da solo. Grazie a lei. Grazie dottor Grandi, grazie agli organizzatori. Provo a condividere lo schermo. Sì, si vede? Sì. Allora sì, la mia è un'esperienza concreta di quello di una chiamiamola battaglia così, di un processo di conoscenza che abbiamo cominciato nel 2009 a Borgo Valsugana con altri colleghi e con attivisti, cercare di capire come poteva incidere sulla salute della popolazione l'acciaieria di Borgo Valsugana. Ecco qua, benissimo. Allora, questa è l'acciaieria, come potete vedere, è una struttura degli anni 70. Si vedono qua bene si vede benissimo il pennacchio di fumo, che non è propriamente fumo, nel senso che la maggior parte è vaporacque, almeno il 90%, più del 90% è vaporacque. E quel fumo che viene fuori è dovuto al raffreddamento dell'acciaio nell'acqua e produce questo vapore. Quindi quel fumo lì, non è, anche se è impressionante, non è pericoloso. Davanti al reparto si vede il raffreddamento delle scorie, anche produce dei fumi nel lato, diciamo, ovest del capannone, nel lato. Però questi non sono il problema fondamentale. L'acciaieria è situata a 700 metri circa dalle prime case di Borgo, in mezzo c'è qualche capannone industriale, qualche area così produttiva, ma sostanzialmente è abbastanza vicino e inserito in un'area rurale.
Allora, quando noi ci siamo occupati dell'acciaieria, allora ci siamo andati a consultare questo documento della Commissione europea, dell'Integrated Pollution Prevention and Control, che fa capo alle Best Available Techniques. E qui dentro c'è un po' tutte le specifiche di questo tipo di impianti. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un impianto e di un forno elettrico, prima di tutto, cioè che diciamo fonde il rottame, quindi fonde rifiuti ferrosi, quindi fonde un po' di tutto. Ci sono rifiuti che contengono plastiche, contengono scorie di vario tipo, vernici, oli, eccetera. Li fonde con un processo elettrico, cioè con degli elettrodi che formano un arco voltaico che produce temperature fino a 1500 gradi, per cui si riesce a fondere l'acciaio. Allora, all'inizio abbiamo detto, ma se le temperature che si raggiungono sono di 1500 gradi, forse diossine tante non se ne producono, e allora all'inizio avevamo scartato un po' il problema diossine, ci eravamo puntati più su altri problemi. Invece è proprio leggendo questo documento abbiamo visto che invece la produzione di diossine era abbastanza importante. Perché? Perché dove si producono le diossine? Le diossine si producono nel momento in cui diciamo si accende un impianto, anche si accende un inceneritore. Si producono in quella finestra di temperature fra 200 e 800 gradi. Al di sopra e al di sotto di queste temperature non si formano diossine. La maggior parte, la temperatura più problematica è intorno ai 400 gradi, se ricordo bene. Ecco, allora, questo fatto cosa ci dice? Cioè, questi impianti elettrici sono in continuo accendimento e spegnimento, perché ogni volta che arrivano le ceste di rottame e si vengono calati gli elettrodi, la temperatura sale rapidamente, quindi si creano proprio quelle finestre di temperatura nella quale si formano le diossine. Infatti l'impianto è dotato di una torre di quenching, appunto dove c'è l'aspirazione, i fumi aspirati dal quarto foro del forno vanno a finire appunto in questa torre di quenching, che serve appunto per abbattere le diossine, e dopo passano per un filtro a maniche e vengono espulsi. Allora, noi abbiamo cercato di capire un po' appunto il funzionamento, però se sull'acciaieria non ci fosse stata una coincidente inchiesta della procura, del titolo Fumo negli occhi, inchiesta che era partita da una cava nelle vicinanze qua di Borgo, una cava dove erano stati sversati appunto rifiuti delle acciaierie e dove erano stati trovati dei rifiuti non consoni al tipo di discarica, che era una discarica per inerti, e siccome si trovavano dentro delle scorie di acciaierie, e nell'ipotesi di un commercio illecito di rifiuti erano state intercettate le acciaierie, quindi da lì si era capito che c'era qualcosa che non andava nella conduzione. Dalle intercettazioni, per esempio, si era capito che le analisi in autocontrollo venivano taroccate. Per esempio, i laboratori si fornivano dei referti, edulcorati, non so, una doppia refertazione, quella per la reale e quella per gli organi di controllo. E soprattutto sulle diossine, che era uno degli elementi che probabilmente non riuscivano a controllare maggiormente. Questa inchiesta purtroppo è andata avanti si è dovuto andare rapidamente a conclusione perché se no sarebbe stata la prescrizione, anche perché il reato contestato più grosso, che era quello appunto del falso, della falsificazione delle analisi, è stato avvocato a Brescia, e quindi non se ne sa più niente. Cioè io
se ne sono perse le tracce, probabilmente è stato prescritto anche quello. Invece il reato che è stato contestato qui a Borgo è stato il reato di praticamente sversamento di sostanze sul campo del vicino, che è l'articolo 676 del codice, scusate, 674 del codice penale, che prevede al massimo una sanzione pecuniaria, no? Per cui nel 26 gennaio 2012 è stata la sentenza, è stata combinata una sanzione pecuniaria e l'acciaieria ha chiesto l'oblazione pagando alle parti sociali, un'ammenda aggiuntiva di 250.000 euro. Allora, ecco qua che da subito si è capito che l'autorizzazione all'acciaieria, per esempio, comprendeva delle grosse anomalie. Per esempio, era stato concesso un limite allo sforamento delle diossine di 1.000 volte superiore a quella che sarebbe stata la norma. Questo fatto è stato un fatto increscioso sicuramente, un fatto che non è stato sufficientemente neanche, non si è arrivati a nessuna conclusione giudiziaria su questo fatto. Sono stati indagati quattro addetti dell'APPA, della nostra Agenzia per la Protezione dell'Ambiente provinciale, ma c'è stato un non luogo a procedere, non si è andati avanti perché non c'era quel fumus doli da far pensare che ci fosse stato, che non fosse stato un mero errore, insomma. Il PM non ha ritenuto opportuno, insomma, di procedere. E la politica come ha giustificato questa cosa? Ma ha detto, ha detto che è stato un errore? No, anzi, la politica ha detto, no, noi siamo stati i primi a mettere questi limiti, a fare queste autorizzazioni, quindi anzi siamo stati più bravi perché siamo stati i primi. E poi c'era una tabella nella legge 156 del testo unico ambientale, che praticamente c'era una tabella dove pareva che si fosse consentiti anzi dei limiti addirittura maggiori, e noi l'abbiamo contenuti. In realtà quei limiti, quella tabella, adesso io non ce l'ho qua, ma quella tabella, che è vero che permetteva dei limiti molto alti, ma delle diossine totali, non delle diossine riportate alla diossina di Seveso, il cui potere è molto più grande, insomma, delle diossine normali, i congeneri, le diossine hanno diversi congeneri, e molti di questi sono pochissimo tossici. La tossicità di tutti i congeneri delle diossine viene riportata alla tossicità della tossina di Seveso, che è la tossina più tossica, no? E anche su queste cose, voglio dire, c'è stato modo di giocare, insomma. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'indagine nel 2010, quindi dopo l'avvio dell'inchiesta, abbiamo fatto, proprio a cavallo tra l'avvio dell'inchiesta, il sequestro dell'acciaieria e la sentenza, abbiamo fatto questa indagine a nostre spese, con raccolta fondi. Abbiamo fatto un'indagine, abbiamo campionato le polveri che si trovavano a varie distanze dall'acciaieria fino nel paese di Borgo. E cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che le concentrazioni di diossine, anche di metalli, in queste polveri, era via via decrescente man mano che ci si allontanava dall'acciaieria. I limiti superavano, consentiti nei terreni residenziali, il limite è di 10. 10, credo che si tratti di picogrammi per chilogrammo di peso. Quindi superavano, però ci hanno detto, ovviamente, queste indagini non avevano
siccome noi prendiamo la polvere, ci hanno detto che prendevamo lo zucchero, ecco, per prendere lo zucchero sopra la torta non ti dà il tenore di tutta la torta, però insomma le indagini erano indicative per dire guardate che c'è sicuramente un inquinamento di diossine che viene da una fonte ben precisa, tanto è vero che c'è un gradiente e quindi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. E la provincia in risposta ha fatto tutta una serie di analisi, è andata a campionare i terreni, ma l'ha fatto con una tecnica particolare, cioè con la tecnica di rocce di scavo, cioè è andata sotto un metro di terreno, prendere il terreno sotto un metro, e ha analizzato le diossine lì, mentre le diossine andavano, secondo me, andate in superficie o sulle matrici organiche sopra, insomma, non bisogna andare sui terreni, quello è per altri tipi di inquinamento che si fa quel tipo di indagini. Hanno campionato di metalli, ecco, e lo stesso Istituto Superiore di Sanità, che ha dato un parere su questa analisi, ha rilevato come però nel comune di Borgo Valsugana i metalli siano comunque più alti e come per esempio siano stati, per l'indagine epidemiologica che era stata è stata fatta un'indagine epidemiologica molto superficiale, erano stati presi i dati del comprensorio, di tutto il comprensorio, che comprende 21 comuni, e sui tumori e su altre patologie di tutto il comprensorio, ma giustamente l'Istituto Superiore di Sanità ha detto qui bisogna fare un'indagine puntuale, non si può fare un'indagine così su tutto un territorio così ampio, bisogna fare un'indagine puntuale con dei gradienti magari man mano che si allontana dall'acciaieria, eccetera, bisogna fare tutto un altro tipo di misurazione. Quindi i dati che la provincia ha presentato erano piuttosto, grossolani, ecco, dal punto di vista epidemiologico, e sicuramente non definitivi. La stessa provincia ha fatto degli studi sulla ricaduta degli inquinanti e per quanto riguarda le diossine avviene questo. Quel quadratino nero che vedete al centro è lo stabilimento di Borgo e c'è un gradiente chiaro di deposizione di diossine e man mano un gradiente diminuisce man mano che ci si allontana dall'acciaieria. Cosa è stato stabilito praticamente? Allora, quali sono state le conclusioni? Le fonti dominate per le polveri non sono le emissioni convogliate, cioè quelle che escono dai camini, ma quelle diffuse. Cosa vuol dire? Quando si va in un impianto, quando si va, tipo l'acciaieria, quando si va a analizzare le emissioni, si guarda sempre i camini. Dicono, ma guarda, dai camini esce aria pulita, potresti andare lì a respirarla. Sì, va bene, ci sono dei filtri a maniche, eccetera, ma quelle sono le emissioni convogliate, ma quelle diffuse quante sono rispetto alle convogliate? Allora, dopo vi farò vedere un calcolo che ha fatto l'ingegner Borroni, che è il CTU del Tribunale, praticamente ha calcolato che le emissioni diffuse, cioè quelle che escono senza essere filtrate dai camini, quelle che escono così, diffusamente, sono in ordine di grandezza di 10 volte, sono 10 volte quelle convogliate per lo stabilimento di Borgo, ma probabilmente è così anche per altri stabilimenti. E poi c'è questa frase, il contributo dell'acciaieria all'impatto da diossina è visibile, ma non dominante, dice che esistono anche altre fonti non trascurabili, ma certo le diossine non vengono solo dall'acciaieria, tutti i processi di combustione producono diossine, però chiaramente il gradiente che abbiamo riscontrato anche noi, insomma, è la stessa analisi che ha fatto una ditta su incarico della provincia, rilevano che, insomma, voglio dire, l'analisi con i deposimetri rileva che invece la fonte principale parerebbe proprio l'acciaieria. Lascio il problema delle polveri delle PM10, che ovviamente le PM10 non è che si modificano da un giorno all'altro, eccetera. Qualcuno ha detto, ma quando l'impianto è spento o acceso, le PM10 restano sempre allo stesso livello. È un modo per non rilevare i problemi. Le PM10 ci mettono giorni a cambiare, e poi se una fonte viene meno, viene magari sostituita da altre fonti, tipo anche di matrice naturale, insomma, polveri, quindi è difficilissimo che le PM10
cambino a seconda dell'apertura o della chiusura di un impianto. Bisogna studiare altre cose. Noi, per esempio, abbiamo analizzato le polveri e si vedono nelle polveri e nei licheni attorno a Borgo, si vedono appunto queste sfere di metallo che sono proprio tipiche dei processi di fusione ad alta temperatura. Le stesse cose si trovano nei linfomi, questo qua è un linfoma, alla destra si trovano queste particelle di metallo all'interno di un linfoma di una paziente di Borgo. Il particolato si è trovato anche qui in forma, cioè a gradienti, diciamo, decrescenti, man mano che ci si allontanava dalla ceria, nei licheni e nei muschi della zona. È stato fatto un lavoro ad hoc su questo punto. Faccio vedere cosa succede. Insomma, ecco, il carro ponte, la cesta entra, è stata aperta la doghouse, cioè c'è un portellone che dopo vedete chiuso. Dentro quel portellone c'è il forno. E adesso in questo momento è stato aperto per permettere alla cesta di rovesciarli sopra il rottame. Ci sono tre cariche a fusione, cioè tre volte entra il carro ponte, sì, con la cesta, entra e scarica la cesta nel forno che in quel momento lì è aperto. Ovviamente la prima carica va bene, ma le altre due cariche, come si apre il forno, viene fuori tutto il fumo, eccetera. Il fumo deve essere aspirato, quindi da una cappa supplementare. Ecco la cesta che sta rovesciando l'entrata. Vedete il fumo che sale sulla sommità del capannone. E ecco, la cesta è uscita, la portellona si è chiusa e adesso il fumo è scomparso. Allora, dove è andato quel fumo? Il fumo è stato aspirato da una cappa che c'è in cima, no? Però questo è un altro fumo del spostamento delle scorie, dove non c'è nessuna cappa che lo spira, questa è tutta l'aria aperta, no? Questo è il calcolo che ha fatto Boroni sulle emissioni diffuse, che sono 10 volte quelle canalizzate. Le diossine vengono fuori, secondo me, soprattutto dalle emissioni diffuse, insomma, dove non c'è nessun tipo di abbattimento. Ecco, adesso volevo farvi vedere, se riesco, farvi vedere questo filmato. Guardate, i due pennacchi sono più che altro vapore, però guardate al centro del capannone, dove c'è la sommità del forno, quella specie di trapezio, guardate cosa sta nascendo lì. Sta nascendo del fumo. Proprio tra i due pennacchi che vedete di fumo, in mezzo sulla sommità proprio del forno, lì è dove c'è proprio il forno, dove c'è quel trapezio che diciamo è più alto del resto del capannone, lì sta uscendo del fumo. Quelle sono le famose fumate che i comitati continuano a filmare, a registrare. E sono dovute a un fatto molto semplice. Sono dovute al fatto che c'è un problema idraulico, cioè la sommità del forno non è attenuta, stagna. Come nel disegno a sinistra, diciamo, per l'acqua, no? Se il contenitore non è stagno, l'acqua se ne esce fuori, così anche per i gas, a destra, il gas, se il contenitore non è stagno, se ne esce fuori. Ecco, cosa succede? Succede che quando il fumo che esce è eccessivo, la cappa in cima non riesce ad aspirare tutto il fumo immediatamente perché ha una portata che non è adeguata per risolvere il problema, ma deve avere il tempo di aspirare i fumi quando sono eccessivi. Se in questo caso ci sono delle aperture, il contenitore non è completamente segregato, i fumi se ne vengono fuori e danno quel fenomeno della fumata. Che sono queste sono tutte sostanze pericolose che escono dal forno, sono sostanze metalli, diossine, centro di tutto, poi faccio vedere. E questo fenomeno, diciamo, che è stato studiato, questa qua è il disegno che ha fatto Borroni nella perizia del CTU ancora nel 2011,
Da allora non abbiamo nelle autorizzazioni successive, non abbiamo questo problema, non è stato affatto affrontato. E, anzi, le missioni, diciamo, che sono diffuse, che sono anche normate a un certo punto, sono contenute nelle norme, dovrebbero essere abbattute ai più bassi limiti possibili. In realtà queste emissioni vengono chiamate addirittura fuggitive, che è una tipologia diversa. L'emissione fuggitiva è dovuta alla rottura di un condotto, a un difetto dell'impianto, ma non a un difetto strutturale dell'impianto, come in questo caso, dove non c'è diciamo, isolamento della sommità del forno. Questo è uno studio che è stato fatto dal sottoscritto in collaborazione con l'ospedale San Martino di Genova, studio di ricerca, e con Valerio Gennaro. E abbiamo studiato la salute degli operai all'interno della fabbrica grazie ai libri dell'acciaieria, dove c'erano praticamente tutti i dipendenti dall'inizio, tutti gli operai assunti dall'inizio dell'attività che è data al 1979. E quindi abbiamo seguito tutti questi operai nel tempo, vedere quanti erano morti, quanti avevano avuto patologie, e abbiamo constatato, insomma, che effettivamente c'era un aumento significativo di tumori polmonari, aumento di varie patologie, anche cardiovascolari, diabete, eccetera, ipertensione, e aumento di morti per incidente, non all'interno del luogo del lavoro, ma incidente stradale. Cioè, quello che succede probabilmente a questi operai è che la quantità di metalli che arrivano alle strutture nervose probabilmente abbassano quella che è la soglia di attenzione, la capacità di attenzione, e probabilmente questo fenomeno è stato notato di maggiore incidente, è stato notato anche in acciaieria in Brasile. E probabilmente c'è effettivamente un qualche cosa connesso. Ci sono diversi studi che proprio fanno presente al fine del turno, i tempi di reazione degli operai sono molto diminuiti al fine dei turni, proprio per la quantità probabilmente di metalli tossici. Pensiamo che c'è dentro metalli neurotossici, c'è dentro piombo, c'è dentro mercurio, c'è dentro diversi metalli che hanno queste caratteristiche, e potrebbero essere questi. Oltre a tutta una serie di altre cose, diossine, carburi policiclici aromatici, eccetera, che potrebbero causare questo fenomeno dell'aumento dei tempi di reazione, quindi dell'aumento dell'incidente. Ecco, all'interno della serie non si trova ovviamente solo diossina, si trovano diversi elementi, appunto come vi ho detto prima, si trovano almeno sette elementi cancerogeni di classe 1, cioè sicuramente cancerogeni nell'uomo. Questi sono infatti le diossine, il PCB, l'arsenico, il deltopirene, fra gli idrocarburi policiclici aromatici, il cadmio, il cromo, e poi si trovano le PM10, le PM2,5, eccetera, per cui anche quelle sono cancerogene, per cui c'è un cocktail di sostanze che sono sicuramente micidiali. Ecco, allora noi abbiamo completato dopo l'indagine ambientale, andando a vedere un po', adosando per esempio le diossine nel latte bovino, e prendendo dei dati anche sull'erba, abbiamo analizzato anche un campione di erba e delle trote. Abbiamo trovato le trote, che c'è un ruscello che passa proprio vicino alla acciaieria, ci sono degli scarichi della acciaieria in questo ruscello, abbiamo pescato delle trote lì intorno. Le trote erano molto vicine, avevano dei limiti di PCB molto alti. Per pensare che nella acciaieria probabilmente venivano smaltiti anche oli esauri, oli di tipo PCB, proprio trasformatori, eccetera. E cosa vediamo da questa indagine del latte? Allora, il latte bovino non era
particolarmente alto, però i livelli di diossina non erano particolarmente alti, però erano mediamente più alti dei latti trovati e misurati in altre zone. E in alcuni casi erano al di sopra dei limiti di attenzione, per esempio per quello che riguarda i limiti per i mangimi. Quelli trovati in giallo sono i limiti di attenzione per i mangimi e quelli in verde i limiti di attenzione per i limiti, insomma, i limiti proprio per i mangimi superati. Allora, praticamente abbiamo visto una tendenza in Valsugana, se guardate per esempio le uova, c'è una determinazione delle uova dove siamo proprio al limite anche qua con siamo al limite con lo sforamento dei limiti. Allora, i limiti per le uova sono di 3 picogrammi per grammo di grasso e se sono solo diossine, sono 6 se sono diossine più PCB. Qua siamo a 5-7 diossine più PCB, siamo abbastanza altini rispetto alle uova di altre zone misurate. Il latte, ripeto, non erano cose drammatiche, però è mediamente più alto delle altre zone. Abbiamo fatto delle analisi, per dire, dei campioni, pochi, sfortunatamente, sul sangue di soggetti che abitano in zona, dei quali un diabetico, il soggetto numero 2, secondo tabella, aveva un tumore alla prostata e l'ultimo aveva un tumore al seno. Ecco, il diabetico, va bene che era più anziano, perché diciamo è del 34, questi sono stati, li ho messi in ordine di età, proprio perché l'età, insomma, penso che sia proporzionale, l'età anche al livello di diossine che si accumulano nella vita. Però stranamente aveva un diabete, c'è una correlazione fra proprio diossina e diabete, si è visto anche nei veterani del Vietnam, eccetera, quelli che avevano livelli più alti di diossina avevano più diabete, si è visto in diverse situazioni, insomma. Ecco, anche questi risultati non sono concludenti, però insomma, voglio dire, sono dei livelli piuttosto altini per una zona che dovrebbe essere una zona, va bene, c'è una sola industria a Borgo, è una zona che si potrebbe considerare rurale. Ecco, dopo ci sono state le indagini fatte dalla provincia su una serie di matrici, tra i quali il latte materno. Allora, noi avevamo fatto un campionamento di latte materno, avevamo visto che sì, che c'era un problema. E sul latte materno avevamo solo 2 campioni, ma avevamo dei valori che erano dai 7 ai 10 picogrammi di grasso, che sono valori piuttosto elevati per una zona rurale, quindi non erano valori drammatici. La provincia ha voluto fare una cosa per tranquillizzare il fatto che non c'era il problema delle diossine, ha voluto fare questo studio. E cosa ha trovato? Ha trovato che praticamente le donne di Borgo, C3 sono le donne di Borgo, sono 10 campioni di donne di Borgo, C5 sono le donne di Trento. Allora, la media delle donne di Borgo si attestava intorno a 10,6, le donne di Trento la media si attestava intorno a 16. Allora, cos'è che hanno detto? Ah, ma c'è gente che sta peggio, quindi Borgo non ha problemi perché c'è gente che sta peggio, i trentini di Trento hanno livelli di diossina più alta. Però qual è il problema? Il problema è che primo Trento è una città che ha avuto anche problemi di inquinamento nel passato, ha avuto diverse industrie inquinanti e poi è una realtà cittadina, non è una realtà rurale come dovrebbe essere Borgo. Secondo, nel campione di Trento c'erano almeno 3 valori anomali. Cioè, se la media si legge per esempio qua 10, 10, 13, 14, quindi, ma c'erano dei valori anonimi tipo 23, 22, 21, insomma, che andavano studiati un po' più a fondo per vedere, per cercare di capire. Inoltre, voglio dire, il campionamento solo di Trento, insomma, si deve sicuramente fare almeno un altro paio di realtà, insomma, rurali, per esempio, di altre zone del Trentino, insomma, per avere insomma una media. Ma al di là di tutto, 10
picogrammi per grammo di grasso non è affatto poco, insomma, per una cittadina rurale, secondo noi. Questa è la stessa tabella che ha fatto vedere Patrizia sui riferimenti che sono stati presi. Detto, ma sì, ci sono città che vanno peggio addirittura anche di Trento, quindi tutto va bene, tutto nella media, possiamo perdere. Ecco, questo atteggiamento un pochettino che abbiamo trovato non lo riteniamo giusto. Come è stato comunicato, per esempio, questo studio della provincia, ecco, se sul quotidiano L'Adige, va bene, hanno perlomeno sollevato un po' di attenzione sul fatto che Trento avesse i valori al top in Italia, un altro giornale, l'altro quotidiano, che adesso tra l'altro ha smesso anche di, cioè solo online, perché so, non ha smesso, diciamo, la vendita cartacea, ha comunicato esattamente in maniera errata il latte materno senza diossina, il latte materno di Borgo, intendiamoci, che assolutamente non è vero, insomma, il latte materno di Borgo, insomma, la situazione abbiamo visto a dei livelli che sono molto più alti di quella che dovrebbe essere una zona rurale. Ecco, quali sono le conclusioni? Allora, le diossine nel latte materno sono un buon indicatore dell'inquinamento ambientale, sì, questo senz'altro. In aree rurali i valori di diossine si attestano intorno ai 3-4 picogrammi, abbiamo visto anche dai lavori che ha mostrato Patrizia, e anche da studi che ho visto fatti da altre parti, anche in Croazia, in giro, ma insomma, nelle aree rurali è così. Nel momento in cui si trovano dei valori più alti, bisogna lavorare per ridurre al minimo le emissioni dannose e riportare i valori di diossina nella terra materna più prossimi almeno a quelle delle aree rurali. Le istituzioni pubbliche non possono argomentare che siccome c'è qualcuno che sta peggio, va tutto bene, si è voluto dare questo messaggio molto chiaramente: non state a rompere le scatole perché c'è chi sta peggio e voi tutto stomato state bene, non lamentatevi, va tutto bene. Invece a Borgo Valsugana invece c'è un grosso problema ancora di emissione diffusa dell'impianto. L'impianto è un impianto vetero-industriale, è un impianto vecchio, è un impianto che ci sono delle proposte di ammodernamento, cioè di rifacimento proprio delle strutture, e la cosa sarebbe buona se ce la facesse, ma intanto almeno mettere a posto quel benedetto forno che da quando il buon Borroni ci chiude il giudice nell'inchiesta Fumo negli occhi ha sollevato il problema e l'ha analizzato e ha detto isolate il forno, create una struttura che sia stagna, che sia completamente segregata. Non, ecco, questo suggerimento fino adesso non è stato ancora, secondo me, accettato. Ho discusso di questa cosa giovedì 23 con l'APA, ho discusso proprio di questa cosa qua e spero che abbiano recepito il problema, ma no, ho assicurato che faranno delle verifiche, eccetera. Speriamo bene che nella prossima autorizzazione ci sia questa particolarità. Ecco, le nostre istituzioni sanitarie di protezione dell'ambiente, qua in un ambiente piccolo come il Trentino, sono molto legate alla politica, non sono certo organismi indipendenti, non si possono definire organismi indipendenti, perché loro sono molto spesso parse in causa, perché le stesse autorizzazioni, magari quando tu dici ma questo impianto inquina, ma e tu dopo devi andare contro chi gli ha dato l'autorizzazione anche, perché se questo impianto ha dei problemi e questo impianto è stato autorizzato, il responsabile diventa l'autorizzatore, che è la provincia, la quale poi nomina i dirigenti dell'APA, li nomina il presidente. Qui nella nostra regione autonoma i dirigenti delle aziende pubbliche, dell'APA, eccetera, vengono nominati dal presidente della provincia. Non si accede per concorso, eccetera, vengono nominati, quindi sono organi che non sono completamente indipendenti, non si possono definire completamente indipendenti. Questa situazione andrebbe, il discorso sarebbe lungo, ci sono degli esempi anche deleteri, per esempio si è cercato di separare, per esempio, il settore autorizzativo dal settore di controlli all'interno delle APA. Noi non abbiamo l'ARPA, abbiamo l'APA. E questa cosa qua è durata per un po', dopo c'è stato un problema e sono tornati ad unirle sotto la stessa direzione. E ci vuole
ci sono, ci sarebbero i sistemi, ci sarebbe un, ci vorrebbe una separazione più netta, diciamo, una indipendenza più netta di queste agenzie della protezione dell'ambiente, ma anche della stessa azienda sanitaria, cosa che assolutamente in questo momento non ci pare di vedere, perlomeno. Io concludo qua. Niente, sono aperto le domande. C'è qualcuno che vuole fare dei commenti? Sono contento di rispondere. Grazie. Grazie, dottore. Volevo per lanciare un dibattito, se gli argomenti che sono tanti possono stimolare. Mai come in questo caso è dal micro al macro, dal piccolo al grande. È la settimana del manifesto dell'allattamento al seno. Abbiamo appena vissuto, in particolare a Milano, quello che è stato il pre-COP26. Tra un mese i signori del mondo, perché non abbiamo mai capito perché i G20 più ricchi e non G20 più poveri, che forse sono quelli che hanno più bisogno, sono quelli che decidono le sorti degli altri, ma è stato così per la Carta dei diritti dell'uomo e così da sempre. Lo slogan di quest'anno, che vale nell'infinitamente piccolo di oggi, che vale nei grandi sistemi del mese di novembre, è dalla protesta alla proposta. È un altro degli infiniti slogan, così come il programma faceva al 2030 o al 2050, non lo sappiamo. Potremmo vederlo, ma tanto secondo me sarà sempre solo dal basso che potrà nascere un cambiamento, da quel quotidiano, da quello che ognuno di noi in qualche modo può fare. Il nostro Presidente del Consiglio, perché a Roma non basta una divinità, ormai ce ne sono tanti, ha esordito con la transizione ecologica non è una scelta, è un diritto, un dovere, cioè tutto. Ha parlato sopra alle parole che francamente mi infastidiscono da sempre della Greta, con questo famoso 30 anni, bla bla bla. Essendo più vecchio non sono 30 anni, magari fossero 30 anni, sono 60 anni almeno, di bla bla bla. In cui questo parlo a titolo personale, lei ha contribuito tantissimo a partecipare a bla bla bla. I fatti che ci hanno esposto oggi sono quelli del mondo e non è con i bla bla, e su questo sono assolutamente d'accordo che si può andare avanti. La domanda, la provocazione è, siamo in pochi, in qualche modo ognuno di noi è su quel pezzo. Come facciamo a sensibilizzare, è giusto il termine, a informare, a formare quelli che possono essere la nuova generazione? È il discorso di sempre. Che futuro diamo ai nostri giovani, ma i nostri giovani che terra e che mondo darà? Qualche volta è bidirezionale e reciproco. Allora, ci sono proposte, non ai G20, ma ci sono proposte tra noi quattro, tra le persone che ci ascoltano, che potremmo mettere in atto con le piccole forze che ci sono. Certo che la buona volontà è importante e fondamentale, ma quali possono essere gli strumenti che ognuno di noi può fare per andare oltre a quello che è il nostro mestiere di uomini sulla Terra, in cui forse da sempre cerchiamo in qualche modo di intervenire? Non lo so, per quello che mi rivolgo a voi. Posso? Devi. Io sono ammirata per questo pomeriggio così denso di apprendimento per me. Sono anche però avvilita per taluni aspetti, perché io mi rendo conto che la chiave di tutto probabilmente dovrebbe essere un sapere nuovo. Sapere in cui tutti comprendono il problema. Se no sembra sempre che sia il problema dell'altro. E vedere in questo scampolo di terra che è il Trentino la problematica dell'acciaieria della Valsugana, qui diamo merito al dottor Cappelletti e a quanti con lui hanno sostenuto queste problematiche, credo che dovrebbe essere un detonatore, ma così non è. Anzi, è qualcosa che deve essere nascosto, seppellito. Non invece qualcosa di cui essere orgogliosi, perché guardate cosa abbiamo individuato.
quando si parlava di politica, io sono idealista e quindi voglio continuare a credere che politica sia la gestione del maggior bene per il maggior numero di persone. Questo deve essere politica. Il resto probabilmente fa parte di quell'economia becera che alla fine ci si rivolta contro. Il famoso marketing di cui tutti siamo schiavi. Cominciare dai miei studenti quando ne parlavo. Sono inorridita, ma la cosa che mi spaventa ancora di più, che ho visto in Italia e all'estero, è che gli operai, nell'assoluta maggioranza, sono consapevoli del rischio e lo accettano pur di lavorare. Questo è il vero problema e qui credo si dovrebbe lavorare per educare convenientemente. È un rischio per la loro vita, ma loro mettono anche a rischio nodo gordiano, non è facile affrontarlo. Siamo tutti ambientalisti alla bla bla bla, però non ci si confronta con queste banalità, queste evidenze. E ripeto, io le vedo in maniera forse esterna, ma andate un po' a parlare con gli operai. Il mondo è completamente diverso. Questo è un problema che è già stato affrontato molto bene in Lussemburgo, dove tra l'altro hanno prodotto uno splendido lavoro teatrale che si intitola Confini e che a mio parere dovrebbe essere divulgato in tutta Italia, che porta a comprendere proprio le problematiche del lavoro e dell'inquinamento. Sono due facce di una stessa medaglia in talune situazioni e guarda caso, soprattutto i lussemburghesi, questo l'hanno circoscritto ad un'acciaieria. Chiedo scusa per queste mie riflessioni a voce alta. Grazie. Sì, se posso intervenire, allora qui c'è la famosa dicotomia, no? Lavoro e salute, no? Allora, le due cose sono compatibili nel momento in cui si interviene realmente con le migliori tecnologie disponibili e si applicano e si investe in questo. Cioè, il fatto molto spesso, per visto almeno per quello che riguarda la nostra esperienza, quando non si vuole investire o non si vuole investire veramente o non si vuole risolvere un problema a fondo, non si vuole vederlo, si dice ma adesso si è fatto abbastanza, adesso allora si... Vuol dire, quando la politica non vuole risolvere questi problemi qua, la politica ha diverse, diciamo, leve, perché la politica semplicemente nel momento in cui c'è un problema, tipo metti, non so, c'è il forno dell'acciaieria che non è stagno, impone, fa un'autorizzazione e l'impone, cioè aggiorna l'autorizzazione e l'impone di metterla a posto. Allora, cos'è successo per l'acciaieria di Borgo? È successo che tutti gli ammodernamenti che sono stati fatti, la nuova cappa che è stata messa nel 2009, quella cappa che aspira i fumi e che ogni tanto non riesce, per cui ci sono le fumate, quella cappa lì è stata messa nel 2009, prima non c'era neanche, cioè i fumi se ne andavano dappertutto, insomma, e uscivano così come venivano fuori. Allora, quella cappa è stata pagata quasi interamente dalla provincia, con i contributi. Allora voglio dire, lo so che la provincia quando impone qualcosa, poi l'azienda dice ma se noi ci imponete troppo noi chiudiamo e andiamo da altre parti, più l'azienda delle leve. Però la provincia non deve, vuol dire, l'organo istituzionale non deve barattare il lavoro, è lì che avviene il baratto, dove c'è l'organo istituzionale che decide che non può chiedere troppo all'industria. No, quando c'è di mezzo la salute delle persone, bisogna pretendere il massimo. Al limite la provincia o l'ente pubblico mette i soldini, dà un aiuto, dà un prestito, dà sotto qualsiasi forma di incentivo economico, ma la dicotomia lavoro e salute non deve esistere assolutamente. E a questo proposito devo dire che i sindacati non si sono comportati bene a livello dell'acciaieria, perché i sindacati hanno difeso il lavoro, ma non hanno difeso la salute. Anzi, si sono schierati anche gli operai a difesa del padrone. Cioè, questa è la cosa più triste, insomma.
e dopo mi taccio. Proprio l'ultima cosa, Roberto. È verissimo che c'è questo tipo di rapporto con chi è al potere, come però è altrettanto vero che se siamo in un regime democratico, un governo democratico, la parola che deve sostenere il cittadino è esigere, quella che tu hai usato prima. Questa è democrazia, non si può subire. E questo è subire. Io nei confronti delle istituzioni devo avere un atteggiamento che esige. Non sono io al servizio delle istituzioni, questo è il problema vero. A Borgo c'è stato un grosso movimento di cittadini che hanno appunto esigevano appunto che la acciaieria fosse messa a posto. Dopo arrivano questi, ti portano tutta una serie di analisi, dicono è tutto a posto. Allora la gente nel momento in cui noi cercavamo di sollevare il problema, di fare delle assemblee pubbliche dove spiegavamo i problemi, arrivava la cittadinanza partecipava, arrivava l'autorità a dire tutto a posto, con delle prove, facevano perfino l'analisi delle diossine nell'acqua. Adesso non so se la Patrizia sa cosa vuol dire, si mette a ridere, perché le diossine vanno a finire nei grassi, nell'acqua, ci sono grassi nell'acqua. Cerca dove non si trova. Sì, ma hanno perfino fatto queste cose qua e vengono a dirci che va tutto bene, no? Le hanno fatte le diossine, le hanno misurate sugli aghi di pino, sull'intonaco delle pareti delle case, cioè dove non c'erano per resto neanche dei riferimenti validi, insomma, si sono inventati queste cose. E dopo vengono a dirci, nonostante i dati che vi ho mostrato di quella diapositiva dove si vede l'acciaieria e l'analisi con i deposimetri dove ci sono le deposizioni di diossina sono maggiori attorno all'acciaieria, sono venuti a dirci che va tutto bene, che non c'è nessun problema, che è tutto a posto, eccetera. La gente, nel momento in cui l'autorità dice Robert Kennedy Jr., mente, continua a mentire. Authorities in authority lies, dice lies. dice l'autorità, però l'autorità è l'autorità. Nel momento in cui l'autorità dice una cosa, la gente è portata a credere all'autorità. Adesso, non so se la dottoressa Casimira si ricorda o sa dell'esperimento di Milman, il famoso esperimento di Milman. Dove l'autorità che dava un ordine che poteva essere nocivo veniva eseguito nel 70% dei casi. Questo esperimento era stato fatto per appunto per sollevare il popolo tedesco dalla responsabilità, perché diceva ma sono i tedeschi che sono così, Hitler ha potuto prendere piede in Germania perché i tedeschi sono un popolo particolare. Invece questo esperimento dimostra invece che l'autorità, quando impone delle cose, l'esperimento era molto semplice, c'era una stanza dove c'era una persona, appunto un'autorità, e c'era la persona che stava manovrando un apparecchio elettrico che dava delle scosse. In un'altra stanza c'era una persona legata agli elettrodi e veniva dato l'ordine di applicare scosse sempre più di alto voltaggio, anche pericolose per la vita. Il 70% ha dato ordini, ha dato diciamo le scosse, cioè ha subito l'ordine e ha dato scosse mortali. Era una finta, ma lui credeva fosse mortali, credeva fosse essere mortali, solo perché gli ha dato l'ordine un'autorità superiore. Allora, quando arriva quello che ti ha il berretto in testa, dice io sono l'autorità e ti dico che va tutto bene, no? Allora, o tu hai l'autorità per sbugiardarlo, o se no questo, la popolazione gli crede. E dopodiché tutto il fervore che c'era per chiedere il coro, non, se devi fare anche un'assemblea dopo non ti viene più nessuno, perché dice ma c'ha ragione questo, hanno detto che va tutto bene, capisci? Questo è successo a Borgo. Sì, lo capisco, però qui voglio ricordare una cosa, dopo mi taccio, sentiamo sempre io, una cosa che mi hai detto tu, i trentini sono abituati a obbedire, verissimo,
faccio lo storico sociale e credo di averli un po' conosciuti in questo senso. Però, appunto perché sono uno storico sociale, credo di poter dire che questo loro atteggiamento deriva da un passato che oggi non deve più essere. Oggi ci deve essere questa cultura consapevole, a costo di non ridirli anche con certi dati che ci ha portato prima la dottoressa Gentilini piuttosto che la dottoressa Negri. Ma la gente deve essere sensibilizzata da una verità ancorché brutale. Però deve tornare ad essere sensibile e non credulona e non ciecamente obbediente. Grazie. Tra noi, spero ci sia ancora l'antropologa Manuela Renzetti, c'è un trentino ad hoc come Giorgio Martini. Quindi direi che il problema, come sempre, nasce come culturale. Tutti i dati tecnici o scientifici vengono dopo, anche perché non sono come sempre leggibili a tutti, mentre quella che è l'evidenza della vita o l'evidenza della morte sul lavoro è evidente a tutti. E su questo che sarebbe importante davvero sensibilizzare, e da questo che secondo me si dovrebbe partire dal basso. L'alto abitualmente quando segue per solo le istanze che vengono dal basso. Difficile pensare che al di là degli slogan tra un mese cambi qualche cosa. E la settimana dopo se ne saranno di nuovo dimenticati. Mentre ritornando ad una politica sociale, anzi forse più ancora Societas che polis, che forse si può ritrovare da chi nasce oggi, non tanto nella generazione di chi comunque i 20 o 30 anni ce l'hanno, ma proprio da chi viene allattato al seno oggi, che attraverso il latte può passare non soltanto quel nutrimento, ma anche quel nutrimento culturale che una volta era la famiglia come primo elemento della società e la scuola che forniva. E quella la speranza al futuro, non sono negli slogan, nei politici di oggi. Sì, se posso aggiungere, c'è una profonda amarezza, diciamo, nel constatare, nel guardare i dati e nel constatare i risultati, i non risultati, sarebbe più opportuno dire, che in 40 anni si sono ottenuti di sensibilizzazione, sia pur parziale, sia pur mirata, però insomma sono 40 anni che non abbiamo risultati. Mi pare anzi che l'atteggiamento generale, se considero ciò che viviamo in questi giorni, cioè il fatto che non solo si muoia sul lavoro per malattia, come oggi abbiamo visto ampiamente, ma si muoia semplicemente per incidente. E i dati sono allarmanti, almeno per l'Italia sicuramente, mi fanno pensare che ci sia una grande deriva e una fortissima disattenzione alla persona, al lavoro, alla dignità, alla protezione, alla cura, al di là delle grandi sbandierate che si fanno di volta in volta, mi sembra che su questo la nostra sensibilità sia molto diminuita e questo è molto grave. Il dottor Negri diceva prima: forse i bambini che oggi prendono il latte al seno domani potranno. Ecco, io vorrei sperare, diciamo, che qualche cosa possa mutare prima, ma certo che l'azione deve essere fortemente coordinata e le voci non devono essere più quello del si potrebbe o si dovrebbe o è necessario, ma appunto una forte contestazione, diciamo
E adesso i giovani sì, forse stanno andando in piazza con questi obiettivi grandi, come diceva il dottor Negri prima, in cui non si sa bene che cosa fare. Però credo che sia necessario tornare veramente a dimostrare pubblicamente, non solo da parte dei giovani, ma dalle persone che hanno già vissuto queste esperienze sul campo, nella propria professione, a denunciare, perché se non denunciamo sono allarmatissima da quello che potrà non succedere, cioè continuerà a non succedere. È vero che l'impegno personale ha un limite, ma ho l'impressione che questo limite adesso noi lo dobbiamo superare. Forse questa è anche un'occasione, questa serie di webinar sono anche un'occasione per provare a dire quanto sia grave la situazione, perché è gravissima su tutti i fronti. E davvero come antropologa sono preoccupata e anche un po', no, non un po', moltissimo amareggiata, ecco. E il fatto che i trentini obbediscano, come diceva prima Mirella Grandi, non so se sono solo i trentini che obbediscono, purtroppo l'impressione che abbiano obbedito a Taranto, che abbiano obbedito in tanti luoghi d'Italia, che abbiano continuato a lavorare, a preferire il lavoro alla condanna a morte, non so come dire, e quindi a far nascere dei bambini che sono già, come ci spiegavate prima, già fortemente condizionati o comunque potenziali malati, ecco. Quindi è una preoccupazione che investe in tutta l'Italia e che dovrebbe investire tutte le persone, e credo che forse alla fine di questi webinar forse una qualche presa di posizione da parte di tutte le associazioni che hanno concorso a realizzarli, così come di tutti i soggetti che hanno partecipato, possa essere un altro messaggio, forse un ulteriore, inutile, ma dobbiamo continuare a tentare. Grazie. Grazie a lei. Manuela, chiedo scusa, io prima ho parlato di Trentino e di obbedienza, perché il dottor Cappelletti mi aveva proprio esplicitato in un'altra occasione questo atteggiamento dovuto ad una certa storia. Ecco perché. C'è un eco, bisogna che spenga il... Non so se avete visto, se avete anche voi alato, il messaggio del dottor Massimo Cecconi. Lo vedete? Se no ve lo leggo io. Mm-hmm. Mi sembra che sia molto importante quello che ci dice. Mm-hmm. L'avete letto tutti? No, se puoi gentilmente leggerlo. Lo leggo io allora? Sì, grazie. Allora, dottor Massimo Cecconi, a tutti. Parlando di proposta dal basso, come concordo parla il dottor Grandi, è spesso utopistico. E la Valsugana lo ha dimostrato nella battaglia. Quando gli acciaioli hanno offerto 250 kilo euro, non so come si dice, di risarcimento ai residenti di Borgo Valsugana, spaccando oltremodo il fronte valligiano, la maggior parte di loro, se non ricordo male il 90%, pretesero quell'elemosina per le loro questioni, sottraendola alla causa e, come se non bastasse, pugnalando alla schiena l'eccellente avvocato Mario Giuliano, che si fece in quattro per la causa. Torna a essere il problema culturale. Senza cultura non c'è società, e senza società i fronti già non sono uniti, se non occasionalmente, e fanno in fretta a disunirsi.
è l'interesse dell'uomo, del privato, anche nel caso specifico il privato poteva rappresentare una comunità, ma una comunità che di nuovo era più interessata all'interesse privato che non a qualche cosa che poteva servire come esempio anche agli altri. Però in fondo è sempre stata una realtà, questo non impedisce di continuare a sognare l'utopia, un posto altrove dove magari, o un momento altrove, dove forse tornerà ad essere per un attimo possibile. Concordo totalmente, dice il dottor Massimo Cecconi. Cosa dici, Mirella? Chiudiamo, visto che sono le 18:30, se va bene a voi. Sì, ringrazio tutti, poi abbiamo il nostro coordinatore, abbiamo gli altri ospiti, dottoressa Gentilini, dottor Cappelletti, a lei, professor Grandi. Così, una speranza al futuro, almeno per un attimo, speriamo che sia meglio quello del prossimo G20, quantomeno noi ci proviamo realmente. Grazie, grazie dottor Grandi, grazie agli organizzatori, grazie. Grazie a tutti. Con i relatori che siete, e a Patrizia soprattutto. Grazie anche da parte mia, complimenti per questa iniziativa, quindi ok, di nuovo buona serata e grazie. Grazie, noi ci siamo per venerdì prossimo, se volete. Con piacere. Grazie a tutti. Auguri a tutti, buona serata. Arrivederci.